sono divisi in 6 linee di ricerca, giusto così per un'anticipazione brevissima. L'ultima è stato il convegno coordinato da Alessandro Capone qualche giorno fa, diciamo, sulle forze di sicurezza del XIX secolo. Poi ci sarà il convegno tra storia moderna e contemporanea, sulle azioni, sulle esperienze militari irregolari, coordinato da Alessandro Bombini a dicembre. Poi avremo due grandi convegni, quello sul potere femminile nei conflitti del XIX secolo, coordinato da Silvia Sonetti e Emilio Gin, e poi quello coordinato da Marcello sulla costruzione, diciamo, e l'uso del politico delle vittime nell'Italia contemporanea. Quindi un grande collettivo di cui questo gruppo in realtà è stato antesignano, nel senso che il convegno che si fa oggi è il primo gruppo di ricerca che si è costruito in questa esperienza, forse più di 2 anni fa, e quindi il mio ringraziamento fortissimo va a Giulio che l'ha coordinato, ad Agnese Silvestri, a Daniele Di Bartolomeo, a Gianluca Fruci, che hanno fatto parte del comitato scientifico, che hanno lavorato in maniera intensa non solo a questo evento in realtà, ma anche ad altri appuntamenti che ne hanno accompagnato e preparato il punto d'arrivo, come quello su di me che si è svolto a giugno, per fortuna dal vivo, e spero dal vivo faremo anche gli altri, ma anche a tantissimi colleghi che in varie forme hanno partecipato a questa esperienza, nel caso dell'Università di Salerno, al collega De Santis. Quindi una grande occasione per sperimentare una forma interdisciplinare, però molto penetrante e profonda di collettivo di ricerca scientifica. Ovviamente, magari se sarà possibile, io mi riservo, non interverrò nelle sessioni, perché credo che vada da in cui chi coordina un primo non deve dare spazio agli altri, ma se possibile, mi piacerebbe farlo almeno nella tavola rotonda. Buon lavoro e, insomma, sono davvero contento che siamo riusciti a fare questa operazione. Grazie, grazie a Carmine Pinto, che è appunto il coordinatore del PRIN, è insomma una figura per tutti noi importante, anche perché appunto ha contribuito alla progettualità di linee di ricerca all'interno della stessa unità di Salerno, per esempio, quindi diversificando l'offerta scientifica e quindi anche le direzioni, ecco, storiografiche e interdisciplinari che animano il PRIN. Io brevemente mi prendo giusto qualche minuto per chiarire la cornice in cui si inserisce questo specifico convegno. Abbiamo deciso di essere un po' terroristici con i tempi, con le modalità, ma perché sappiamo che fare questo genere di cose online evidentemente richiede anche un po' di rispetto di orari e cose del genere, quindi diciamo sarò molto breve in questa introduzione. Nell'ambito del PRIN, appunto il brigantaggio rivisitato, questo appuntamento fa capo alla linea di ricerca, appunto dell'unità di Salerno intitolata Immaginari del brigantaggio, letteratura, spettacolo, cultura visuale. Ed è appunto una linea il cui comitato scientifico, come ha anticipato Carmine, è formato da Daniele Di Bartolomeo dell'Università di Teramo, da Gianluca Fruci dell'Università di Pisa, Agnese Silvestri, Carmine Pinto e sottoscritto Giulio Tatasciore dell'Università di Salerno. Allora, una delle principali, diciamo, particolarità del convegno, della linea, ma insomma oggi del convegno, sta proprio nella tensione, diciamo, interdisciplinare, ecco, che lo anima. Abbiamo cercato di coinvolgere in primo luogo, evidentemente, storici con approcci diversi, modernisti, contemporaneisti, al loro interno appunto sensibilità storiografiche diverse, ma anche italianisti, francesisti, specialisti del romanzo, del teatro e oltre che ovviamente storici dell'arte, e di questo siamo molto contenti. Si tratta evidentemente di prospettive diverse, ma che sono tutte accomunate dalla spiccata attenzione verso la costruzione, il radicamento e il mutamento degli immaginari sociali. E questa, diciamo, prospettiva interdisciplinare, diacronica, diciamo, questa sensibilità alla messa in scena e in pagina del sociale ci ha indotto a proporre per il convegno un'indagine specifica sui processi di spettacolarizzazione e sui circuiti mediatici relativi alla figura del brigante fra 7 e 800. Buongiorno a tutti. Allora, il presupposto di fondo, quindi, di questa problematica, no? Di questa specifica indagine, è quello di adottare, lo dico anche appunto per contribuire al dibattito già da adesso, di adottare come oggetto di studio specifico l'interazione
tra cultura visuale e discorso letterario, un discorso letterario in senso lato, evidentemente, all'interno delle rappresentazioni del brigantaggio. Il tutto, è collocato in quella straordinaria fase di transizione da un antico regime mediatico, da un antico regime culturale, diciamo, verso un rinnovato sistema di comunicazione pubblica che si dispiega su una scala quantomeno europea, se non evidentemente globale. Allora, una grande trasformazione mediatica è stata definita, che è simboleggiata bene dall'apparizione di nuovi supporti tecnici, oppure editoriali. Cerco di spegnere il microfono. Di supporti tecnici editoriali come appunto i diorami, la xilografia di testa, il daguerrotipo, la fotografia, poi evidentemente, ma anche appunto periodici illustrati, penny dreadful, il feuilleton, insomma, formati e dispositivi che fanno della complementarità tra testo e immagini il loro tratto marcante. E sono tutti dispositivi che hanno quindi con le idee ricevute, per così dire, un rapporto interattivo e non meramente illustrativo. Allora, negli ultimi decenni la storiografia internazionale più innovativa ha dimostrato come queste, le radici di questa, dell'era mediatica, diciamo, vadano rintracciate nell'ultimo scorcio del Settecento e durante la prima metà dell'Ottocento, quando in quella che appare sempre più come una sorta di società di massa in embrione, con tutte le virgolette del caso, comunque vanno diffondendosi su una scala sia culturalmente che socialmente inedita, alcune categorie estetiche, no? Pensiamo al pittoresco, al sublime, al romantico come concetto lato, e soprattutto vari materiali artistico-performativi che sono orientati al racconto delle vicende storiche, o della cronaca di attualità, ma si tratta però di, materiali che sono sempre pronti a integrare all'interno della propria costellazione simbolica, i tipi esotici, i personaggi dei grandi e dei piccoli romanzi, le celebrità pubbliche, teatrali, no? Politiche anche e criminali anche. Allora, secolo della visualità e del colore, delle prime immagini in movimento, l'Ottocento è quindi anche il secolo del crimine, cioè il lungo momento in cui va strutturandosi una scienza criminologica assai prima che un discorso criminologico, assai prima che la prospettiva poi lombrosiana, evidentemente brevetti, concetti di criminale nato, di criminaloide, eccetera. Allora, questa scienza criminologica o questo discorso criminologico è anche evidentemente un discorso pubblico sulla devianza. Una devianza che è una devianza urbana, rurale, ma anche pittoresca, esotica, tribale, in una sorta di tassonomia del delitto e delle relazioni tra classi popolari e classi criminali. Questa tassonomia si precisa, ed è uno dei presupposti di questo convegno, attraverso non solo analisi di taglio sociale, ma anche attraverso diari e riviste di viaggio, periodici divulgativi, illustrati, melodrammi, romanzi, no? Dai lavori di Walter Scott fino all'Ultimo dei Moicani di Cooper, fino poi ai Misteri di Parigi di Eugène Sue, o nel caso del Brigante italiano, al Conte di Montecristo di Dumas. Allora, quindi, la figura del brigante, e in particolare del brigante italiano, è oggetto a cavallo tra 7 e 800 di uno stratificato processo di tipizzazione, che la rende, attraverso anche questi supporti, una delle icone più pervasive dell'immaginario sociale europeo. In questo modo, con un percorso anche insomma, lungo, i briganti italiani arrivano a presidiare un campo di rappresentazioni autonomo, un proprio campo di rappresentazioni, che è sia parte della tassonomia criminale ottocentesca, e però al contempo mantiene un suo grado di autonomia. E così il brigante entra di diritto e a buon titolo in questo vorticoso racconto collettivo, quello dell'era mediatica, e assume lì una molteplicità di valenze che sono di volta in volta, oppure, questo è interessante, insieme, politiche, valenze politiche, etnografiche o di intrattenimento. Allora il brigante diventa una categoria del discorso sociale sul crimine, ma insieme un archetipo letterario, un attore del conflitto politico e insieme un oggetto immaginifico. Il brigante dal cappello a punta, no? Quel leggendario copricapo, diciamo, che lo identifica, lo caratterizza,
e lo incarna come in una sineddoche. Allora, il brigante dal cappello a punta in questo modo sfugge ai tentativi di, e questo è un altro presupposto storiografico, di ricondurne i tentativi di ricondurne la morfologia a dei paradigmi, penso al paradigma del bandito sociale, no? Paradigmi totalizzanti, per così dire, e invece si manifesta come un'identità elastica, adattativa, che è capace di dotarsi, a seconda della congiuntura e dei supporti, di nuovi significati che ne, diciamo, ne assicurano un travolgente successo da un lato e dall'altro una longevità che, diciamo, di cui ancora oggi vediamo le tracce. Allora, discorsi, immagini, andiamo verso la fine di questa introduzione, è già troppo lunga. Discorsi, immagini, ma poi ci sono le pratiche, evidentemente. Allora, uno degli obiettivi storiografici del convegno, che ci siamo presupposti, consiste proprio nel riconnettere il filo tra le rappresentazioni del brigantaggio, diciamo le rappresentazioni discorsive del brigantaggio, e il campo delle pratiche. E pratiche però non vanno intese non necessariamente pratiche criminali, non solo e non necessariamente, ma in questo caso pratiche commerciali, di produzione artistico-visuale, performativa, e pratiche di intrattenimento, di entertainment. Allora, quindi si vuole così osservare non soltanto l'impatto degli immaginari sulle costruzioni culturali, evidentemente, ma si vuole anche, e in certi casi soprattutto, misurare in una relazione più univoca l'impatto che i canali mediatici hanno avuto nella trasmissione di narrazioni e saperi presso un pubblico, per così dire, medio, sempre tra virgolette, un pubblico, diciamo, generalista, la cui comunque provenienza sociale appare quantomeno frastagliata. In definitiva, quindi il convegno cosa vuole fare? Vuole analizzare la diffusione di quelle specifiche rappresentazioni dei briganti che emergono dall'intreccio tra cultura letteraria e cultura visuale, no? Quindi tra racconti e consumi, tra narrazioni e performance, anche prendendo in conto, lo vedremo in alcune delle relazioni, gli aspetti più propriamente commerciali della faccenda. E quindi si tratta di legami che connettono da un lato, diciamo, gli immaginari alle pratiche del consumo culturale e dall'altro ha delle simbolizzazioni che sono estremamente eterogenee, come vedremo, e che, insomma, nel loro insieme però configurano le più svariate utilizzazioni delle figure criminali del brigante nella sfera pubblica. E crediamo, insomma, che questi processi mediatici, per così dire, possano essere analizzati come alcuni dei vettori di elaborazione di identità collettive e quindi come dei segmenti, diciamo, della realtà sociale. Allora, il programma di oggi, ho finito, diciamo, la parte introduttiva, andando al programma di oggi, diciamo, prevediamo di affrontare, di oggi e di domani, prevediamo di affrontare questi argomenti attraverso un arco temporale che va all'incirca, diciamo, dal periodo della Rivoluzione francese, per capirci, a poi il periodo d'oro del positivismo lombrosiano, insomma. E le sessioni invece propongono alcuni snodi tematici, in questo caso, di particolare rilevanza. Ogni sessione al suo interno però si sviluppa in senso cronologico, questo è un aspetto. Ora io lascio ovviamente ai moderatori il compito di introdurre le sessioni, ne ricordo giusto i titoli, no? Perché per chiarire il programma, oggi c'è la sessione, adesso i ripari del crimine, iconografia e scenari, alle 11, poi cercando di essere in orario appunto faremo una bella pausa e poi ci sarà alle 11 e mezza la sessione Il brigante impaginato, editoria e romanzo, facciamo una bella pausa pranzo, diciamo, riprendiamo poi alle 15:30 con la sessione Dentro la caverna, saperi e autorappresentazioni. Invece domani mattina ci ritroviamo alle 9 con la sessione Briganti per tutti, Entertainment e Spettacolo. Dopo un'altra pausa ci sarà la tavola rotonda, appunto, che viene moderata da Gianluca Fruci e sarà introdotta da Carlotta Sorba, che già saluto, cui abbiamo chiesto di intervenire in qualità di direttrice del Centro Interuniversitario di Storia Culturale, che è tra i patrocinatori di questo evento. Ci saranno le considerazioni generali di tutti i discussant, ma ovviamente, diciamo, l'idea è di avere un dialogo informale, aperto a tutti, e a partire dalle suggestioni dei discussant, che ringrazio già da ora, che saranno introdotti. Ho parlato anche troppo, quindi passo subito la parola, direi, ad Agnese Silvestri, che coordina la prima sessione.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, a me il compito di ricordare un po' l'organizzazione dei passaggi di parola. Darò la parola ai relatori, poi al discussant, poi ci sarà spazio per un giro di domande e poi di nuovo la parola per una replica al relatore o alla relatrice che ha parlato e quindi chiaramente la preghiera è di restare nei 20 minuti di tempo che ci sono così che ci sono dati per dare spazio appunto alla discussione. E, presento immediatamente il primo relatore della giornata, Pierre Franz, che è professore emerito a Sorbonne Université, che è uno dei più grandi specialisti del XVIII secolo, della letteratura drammatica e dell'estetica teatrale. I suoi lavori sono un punto di riferimento essenziale per chiunque si occupi del XVIII secolo e di teatro, non solo in Europa ma anche nel mondo. Tra i suoi numerosissimi lavori io ricordo qui soltanto il fondamentale e iniziale, L'esthétique du tableau dans les théâtres du XVIIIe siècle, e in codirezione con Mara Fazio e Vincenzo De Sanctis, Les arts du spectacle et la référence antique dans les théâtres européens. Ricordo che ha codiretto con Franco Piva e Paola Perazzolo un numero di studi francesi sul teatro e la rivoluzione qualche anno fa e annuncio, perché ho delle soffiate, che in dicembre, quindi ben presto, in Open Access, perché è una rivista in Open Access, la Revue Italienne d'Études Françaises, uscirà un suo numero codiretto con Paola Perazzolo e con Kate Ashbury su Les masques de l'empereur Napoléon en spectacle. Quindi si celebrerà il bicentenario di Napoleone su Napoleone in spettacolo. Gli cedo subito la parola e Pierre Franz va nous parler d'inquiétantes forêts, les brigands et leur monde dans le théâtre de la Révolution française. Pierre, c'est à toi la parole. Alors, je l'ai présenté en italien. Je te présentais en italien, c'est là peut-être un peu de ranger. Alors, Pierre, est-ce que tu nous entends? Alors, on va essayer, attendez, de le rejoindre. Vincenzo, hai modo di raggiungere Pierre e di capire se c'è un Sono al problema? telefono con lui un attimo. Sì, Perfetto, grazie. i grandi classici di Zoom. Vedo che non ha il microfono, quindi potrebbe avere un problema proprio di connessione. Forse conviene che esca e rientra, e se altrimenti possiamo. Non c'è l'icona del microfono proprio, vero? Aspetta. Sì. Alla peggio facciamo un cambio turno. Facciamo, è vero, sì, ha solo il video. C'è un problema proprio tecnico con il Allora, microfono che si sta cercando di risolverlo. ok, Giulio, vuoi forse che diamo la parola Sì. a Lisa Ruscioni e intanto Vincenzo aiuta Pierre a Sì, risolvere facciamo così il perché problema tecnico? Possiamo, la coerenza della se, sezione rimane ovviamente, quindi. sì, se Lisa Ruscioni ci accorda questo cambio di programma a cui siamo un po' obbligati. Va bene? Proviamo a fare così. Allora, invece, Elisa Roscioni, allora, la presento un momento, insegna storia moderna all'Università di Parma,
è specializzata all'École des études en sciences sociales di Parigi e ha studiato la storia sociale dei saperi e delle istituzioni assistenziali e mediche, ma si è occupata anche di storia della giustizia e delle sue rappresentazioni. Anche in questo caso vado a ricordare le sue più importanti pubblicazioni, Il governo della follia, Ospedali, medici e pazzi nell'età moderna per Mondadori, Lo smemorato di Collegno, storia di un'identità contesa per Einaudi, e sulla scorta di Stendhal, di un romanzo breve di Stendhal, a partire La badessa di Castro, storia di uno scandalo per il mulino. Noi la ringraziamo di essere qui e la ringraziamo anche di accettare questo cambio di programma e le do la parola. Il titolo del suo intervento è Insulsaggini romantiche. Salvator Rosa, Lady Morgan e il paese dei briganti. A lei la parola. Interviene nessuno. Devi attivare il microfono, però. Mi fa piacere che comunque siamo. Allora, Il bello va della bene adesso? Adesso Si perfettamente. sente? Sì, Ah, grazie. vabbè. Ok. Allora, innanzitutto ovviamente ringrazio, insomma, i ringraziamenti sono doverosi, è sempre interessante fare dei confronti. Adesso non so se riuscirò a condividere le immagini, ci provo, eh. Dunque, vediamo un attimo. Comunque, diciamo che io ho diligentemente raccolto l'invito. Scusate che devo aprire il PowerPoint, ecco. L'invito a lavorare dalle immagini. In realtà, nel caso del mio intervento specificamente, si tratta di mescolanza forte tra dimensione visuale, cioè i dipinti, le stampe che circolano di Salvator Rosa e alla maniera di Salvator Rosa o copiata Salvator Rosa con la dimensione, diciamo, letteraria, romanzesca, dei viaggi. Diciamo che sono molto intrecciate, è difficile tenerle separate. Allora, scusate, provo un secondo a fare la condivisione perché vorrei subito partire con delle immagini e poi commentarle insieme a voi. Allora, dunque, mi dicevi che devo condividere sotto? Ecco qua. Condividere lo schermo, sì. Scusate un attimo. Sapete come si condivide il PowerPoint a schermo intero? E una volta condiviso lo schermo, devi avviare la presentazione. Ah, ecco appunto, no, me l'ho già avviata, però, in modo da poterlo condividere, però volevo farlo a schermo intero nel senso che senza tutti i menu di PowerPoint, io non lo uso mai. Probabilmente noi vedremo comunque soltanto il PowerPoint, non vedremo tutti i menu. Vabbè, ci provo, vediamo che cosa, dimmi cosa vedete. Cosa vedete? Adesso puoi avviare la presentazione da presentazione in alto e una volta che l'avvii passa a schermo intero. Ho capito. Ok. Dall'inizio. Questa? Anche nell'icona in basso. Perfetto. Allora sì, queste sono le faccio vedere adesso, poi dopo appunto vi darò un'idea. Scusatemi per la scarsa qualità di queste immagini, prometto che poi per la pubblicazione saranno a colori. Queste sono, diciamo, è più complicato trovarle. Allora, diciamo, le immagini che farò vedere in particolare a questo punto sono, diciamo, come presentazione, sono tre immagini che ci danno le coordinate cronologiche nelle quali intendo muovermi dal punto di vista
concettuale, storico e concettuale. Salvator Rosa, Paesaggio con banditi, 1639 circa. Io qui mi rifaccio alle attribuzioni e alle datazioni di Caterina Volpi, che è, diciamo, ha pubblicato l'ultima definitiva monografia su Salvator Rosa, conservata a Kent. È sicuramente noto, diciamo, la presenza a Kent di questo dipinto del 1775, quindi comunque già ci dice qualche cosa su un'acquisizione che rappresenta evidentemente un interesse, no, del mercato, del collezionista rispetto al quadro, e questo è uno. Poi l'altro, Salvator Rosa, 1655-60, quindi un pochino dopo, questo forse è il più famoso, Paesaggio con banditi su Costa Rocciosa, che sta oggi al Metropolitan Museum of Arts. E qui vediamo, mentre in quello prima vediamo, è una, come dire, raffigura un assalto, e vediamo i banditi rappresentati, no? Sono un po' straccioni, un po' banditi. Adesso poi vi dirò se in realtà sono banditi oppure no, perché il problema è la distanza tra i titoli e ciò che i quadri realmente rappresentano, e questo crea il grande equivoco o cortocircuito intorno a Salvator Rosa e appunto il paese dei briganti. Anche qui abbiamo, purtroppo lo vedete male, ma poi dopo, appunto, quando nella pubblicazione sarà più chiaro, anche qui abbiamo Paesaggio con banditi su Costa Rocciosa, banditi. In realtà, se si guarda bene, qui non si vede molto, sono soldati, però, come dire, il titolo che assume, vedete qua, qui sono queste figurine, in realtà sono, lo capite, dei cappelli, perché sono, qui sono elmi da soldato. E poi c'è effettivamente uno, un bandito, direi piuttosto un contadino, no? Però il titolo, già a fine Settecento, il titolo di questo dipinto è Paesaggio con banditi su Costa Rocciosa. Quindi proprio addirittura i soldati non esistono, ma sono i banditi. E questo perché? Perché è funzionale a un mito che nel frattempo è cresciuto, adesso poi vedremo perché, di Salvator Rosa, pittore dei banditi, e soprattutto prigioniero dei banditi, laddove cioè il soggetto diciamo, dei suoi dipinti si confonde con la sua stessa vita, quindi avviene questo passaggio, diciamo. Il terzo immagine che vorrei utilizzare qui, appunto, per dare una partizione cronologica, è questa stampa da Adrien Guignet, Salvator Rosa, prigioniero dei banditi, 1844, cioè laddove appunto questa fusione tra soggetto e vita all'uomo, dando, come dire, facendo nascere un mito che sarà di lungo periodo. Solamente a fine Ottocento gli storici, i critici, vuol dire, smonteranno, non c'è uno straccio di prova su questo, e diranno anche che, per esempio, Salvator Rosa non ha mai partecipato alla rivolta del 47 di Masaniello, che è l'altro punto sul quale si costruisce nel Settecento il mito di Salvator Rosa. E diciamo, perché è interessante, spero, voglio dire, o l'ho proposto ai fini della nostra discussione, perché appunto sarà interessante, spero, che sia interessante ricostruire questo percorso, come si forma una leggenda, e al di là della leggenda, del mito, comunque l'etichetta, perché è un'etichetta che viene da Salvator Rosa, contribuisce al successo del tema, cioè al successo dei briganti. Ma perché, quando, per quali motivi e che effetti suscita questa etichetta, no? Al di là delle critiche che ci saranno su appunto chi ha attribuito a Salvator Rosa, per esempio, la partecipazione alla rivolta di Masaniello, o chi attaccherà, come dire, i responsabili di questa mitizzazione, principalmente Lady Morgan, siamo nel 1824, nella prima edizione inglese, e poi qualche anno dopo in quella francese. Comunque, di fatto, quella leggenda, quell'etichetta rimane, e quindi contribuisce al successo di una rappresentazione di genere, come in questo caso, come nell'ultima immagine, come abbiamo visto, di Salvator Rosa, prigioniero dei banditi, dunque il tema dei banditi o dei briganti. Allora, interrompo la condivisione e vorrei appunto andare a discutere un pochino più nel dettaglio le cose che vi ho accennato. Allora, le immagini che vi ho mostrato appunto ci mostrano il problema, un problema sul quale gli storici dell'arte si sono interrogati. A fronte del fatto che, come dire, si è appurato che Rosa non fu prigioniero dei briganti degli Abruzzi e non partecipò alla rivolta di Masaniello, tuttavia Salvator Rosa viene considerato il pittore dei briganti quando in realtà non lo fu.
cioè nella, come dire, ricatalogazione che Caterina Volpi ha fatto del libro uscito qualche anno fa sulle opere sicuramente di Salvatore Rosa, i dipinti che hanno questo oggetto, come dici, sono tre, soltanto tre. Poi ci sono un po' di figurine, e cioè sono dei disegni, delle incisioni con figure singole e piccoli gruppi di figura, in cui anche lì il confine tra bandito e soldato è molto labile, si tratta di soldati, cioè non troviamo il bandito con, come dire, con appunto il cappello a cono, non c'è. Sì, c'hanno gli strani cappelli alcuni che hanno fatto sì che si sia creato quell'equivoco lì. Allora bisogna capire perché si è creato quell'equivoco. L'altro, appunto, l'altro aspetto è che Salvatore Rosa è prigioniero dei briganti quando in realtà non lo fu. Allora, quindi è questa specie di cortocircuito che si crea. Allora la domanda ovviamente è quando avviene e a che cosa è funzionale, evidentemente, cioè quale funzione ha da un punto di vista culturale, ma lo vedremo anche in fondo sociale e politico. Partiamo dall'ultimo dipinto, no? Cioè il ritratto, cioè diciamo quella stampa tratta dal dipinto, da un dipinto che ritrae Salvatore Rosa prigioniero dei banditi. Allora, siamo negli anni 40 dell'Ottocento. Salvatore Rosa è ormai consacrato come l'artista proto-romantico per eccellenza. È noto soprattutto per i suoi paesaggi, diciamo, con aspri, no? Diciamo, con banditi. Appunto, quello che abbiamo visto, per esempio, i banditi su una costa rocciosa del 1755, ma a quel punto, a fine, diciamo, negli anni 40 dell'Ottocento, è consacrato e famoso per questo. Soltanto tre dipinti che rappresentano i banditi, ma poi forse neanche i banditi, ma dei soldati o degli straccioni o dei poveracci. Sì, però moltissimi li sono attribuiti, cioè c'è una distanza tra quello che realmente è, diciamo, attribuibile come certo e la vastità di dipinti alla manière de Salvatore Rosa, oppure che copiano Salvatore Rosa in una serie infinita di varianti, tanto che appunto è stato complesso anche ed è complesso, come dire, appunto attribuire. Allora, quando avviene questo primo slittamento, lo chiamo così, cioè questa adesione alla forma culturale, per cui questa forzatura che viene fatta intorno alla figura di Salvatore Rosa, avviene sostanzialmente già, diciamo, da prima metà del Settecento in Inghilterra. Salvatore Rosa diventa il pittore dei banditi. Alla fine del Settecento, nella seconda metà del Settecento, con le prime nuove biografie che circolano su di lui, avviene il secondo slittamento, cioè la seconda forzatura, no? Diciamo, in cui si fa coincidere una cosa con l'altra. La storia di vita di Salvatore Rosa si confonde con il soggetto, il presunto soggetto dei suoi dipinti, che in realtà non ha dipinto. Quindi vedete questa specie di cortocircuito e di doppio passaggio. E perché avviene, no? Cioè, il meccanismo qual è? Di Salvatore Rosa si sa poco, della sua vita si sa poco, si conoscono i suoi dipinti, si fa, come dire, il passaggio logico, che non è reale ma è diciamo logico, che dà un effetto di verità ma che non è verità, e cioè per dipingere i suoi soggetti presunti li deve conoscere, per conoscerli deve averli incontrati. Dunque, incontrarli come visitatore complicato per dei briganti, come complice possibile se partecipa e si stabilisce che partecipa delle rivolte di Masaniello, con una confusione gigantesca, questo poi verrà rimproverato moltissimo a Lady Morgan, quindi o complice o prigioniero. Questa leggenda appunto viene consacrata da Lady Morgan, The Life and Times of Salvatore Rosa, 1824, in cui appunto racconta proprio diciamo il mito della sua cattura da parte dei banditi delle montagne abruzzesi. Quando viene esposto il dipinto, che è chiaramente ispirato a Lady Morgan, siamo nel Salon di Parigi 1844, il commento che accompagna la pubblicazione diciamo di questo dipinto sulla rivista L'Artiste, 24 marzo 1844, afferma: la storia di Salvatore Rosa tra i briganti è nota come quella di Adamo ed Eva, cioè, come dire, la dà assolutamente per scontata. Allora, perché
come vi dicevo, è nel Settecento soprattutto inglese che avviene questa prima, come dire, questo primo doppio slittamento. Il primo slittamento, Salvator Rosa, artista dei banditi, pittore dei banditi. Perché i banditi? Quando in realtà non li ha dipinti, ma vengono soltanto attribuiti. Allora, i banditi è vero che è un soggetto, ed è un soggetto della pittura di genere, diciamo, piuttosto popolare già dalla metà del Seicento, ma viene in generale attribuita ai bamboccianti, soprattutto nell'ambiente romano, per esempio, no? Questo per rimanere sul Seicento. Salvator Rosa in realtà fa già qualche cosa come bambocciante, tra virgolette, ma prima ancora di arrivare a Roma, e vabbè, diciamo, quindi cioè, l'arte ci potranno confermare, no? I suoi ispiratori e maestri, Agnello Falcone, Ribera, eccetera. Il primo dipinto che abbiamo visto, quello della cosiddetta imboscata, è il primo e unico dipinto di Salvator Rosa in cui rappresenta appunto quella che sembra essere un'imboscata, che viene intitolata come un'imboscata. L'altro dipinto che vi ho detto appunto non ritrae dei banditi, ma dei soldati, però anche, come dire, se noi poi lo vediamo, analizziamo, vediamo che non sono dei banditi, in realtà è il primo esempio di paesaggio romantico con banditi, che moltissima fortuna poi nel corso dell'Ottocento, e contribuisce a, come dire, consolidare questa leggenda, se vogliamo, anche questo luogo comune. È un dipinto nel quale, come dire, no, c'è da una parte l'immediatezza del cronista, ma c'è qualcosa di più, c'è una dimensione più metafisica, diciamo, non è soltanto, come dire, appunto il bamboccianti che ritrae le figurine, ma c'è qualche cosa di più, qualcosa anche di minaccioso, e poi c'è anche qualcosa di teatrale, perché comunque sono delle scene nei quali i personaggi, come dire, si potrebbero muovere, possono indicare, appunto nel caso dell'assalto per esempio, no? Quindi c'è anche una dimensione teatrale, se vogliamo addirittura scenica, diciamo, però appunto c'è anche un elemento che va un pochino di più. Allora, abbiamo detto il Settecento, nel Settecento avviene questa, come dire, questa sovrapposizione, no? E questa in fondo falsificazione in un certo senso, no? Della figura di Salvator Rosa come pittore di banditi. Avviene in Inghilterra. E perché in Inghilterra? Perché uno dei, come dire, per spiegare questo passaggio è fondamentale tenere conto del Grand Tour. Qui ci sono, diciamo, gli studi di Sunderland su questo, no? Cioè sull'origine del mito di Salvator Rosa del Settecento in Inghilterra, no? Allora, il mito di Salvator Rosa, pittore dei banditi perché li ha conosciuti ed è stato prigioniero, nasce da una serie di storie, diciamo, di vite apocrife di Salvator Rosa, che però stimolano molto, diciamo, l'immaginazione non soltanto colta ma anche popolare. Perché dice questo Sunderland? Io lo condivido, cioè la sua assunzione è persuasiva, nel senso che se si vanno a guardare le biografie passe di Baldinucci, non c'è né Masaniello né la cattura. Diciamo, metà del Settecento, Bernardo de' Dominici pubblica per la prima volta nelle sue vite dei pittori, 1742-43, una breve biografia di Salvator Rosa, parla di Masaniello, ma ancora non parla, diciamo, del soggiorno o cattura di Salvator Rosa presso i banditi degli Abruzzi. Il primo a parlarne è un pittore inglese, un prete, un ecclesiastico anglicano, William Gilpin, 1768, che dà per scontato del fatto che Salvator Rosa è stato prigioniero. Allora, non abbiamo una fonte scritta su questo. La soluzione che prova Sunderland è che secondo me è interessante, perché poi si riallaccia al discorso complessivo proprio sui briganti, non a caso nel Grand Tour, cioè in coloro che viaggiano, quindi nella visione, poi in questo caso in inglese, poi vedremo magari nello specifico, se c'è tempo, cosa vuol dire guardare l'Italia, poi l'Italia meridionale, insomma ci sono tanti temi che sono connessi a questo. Sunderland dice probabilmente l'origine è orale di queste leggende, cioè sono leggende che sono state ascoltate dagli inglesi e introdotte dai ciceroni, per intenderci, o di magari vecchi italiani nei primi viaggi, eccetera, che potevano aver conosciuto Salvator Rosa, potevano tramandare delle storie recenti, diciamo, Salvator Rosa, facendo contento l'interlocutore. Perché il viaggiatore inglese del Settecento, inglese, francese, tedesco del 800, il brigante lo cerca,
lo teme ma lo cerca. Quindi, come dire, si può presupporre, è una totale congettura, non abbiamo una prova scritta provata di questo, però in qualche modo, come dire, soddisfa il bisogno, diciamo, la richiesta del viaggiatore, e quindi lo accontenta su questo fronte. Il viaggiatore cerca i paesaggi di Salvator Rosa perché li ha già conosciuti, li ha visti nelle collezioni inglesi, li ha visti nelle stampe che circolano in Inghilterra e in Francia, le va a cercare, cerca i paesaggi ma cerca anche i soggetti. I soggetti dove li trova? Nel racconto che gli viene fatto per accontentare la sua sete di conoscenza e di emozione, tra virgolette, oggi il termine di emozione è un termine molto di moda. Quindi da questo punto di vista questa proposta, diciamo, di racconti orali mi sembra, diciamo, convincente, ecco, potrebbe spiegare questo passaggio. Lady Morgan, allora, il libro di Lady Morgan è insopportabile, lo possiamo dire, è terribile. Cioè, avevano ragione Botta, Pecchi, eccetera, ad attaccarla, perché è, diciamo, si legge, perché poi si legge bene, ma insomma è un'infarcitura di svarioni, inesattezze, eccetera, eccetera, ma il punto non è questo. Anzi, se vogliamo, il punto è proprio questo. Come questo è potuto succedere? E anche Lady Morgan, nel consacrare il mito di Salvator Rosa, prigioniero dei briganti, anche lei si rifà allo stereotipo del brigante italiano. E il paradosso è che l'opera su Salvator Rosa, così come anche poi Italy, l'opera immediatamente precedente, che, come il libro che lei scrive dopo aver fatto il suo viaggio in Italia, aver preso contatto con intellettuali patrioti, diciamo a Torino, no? Nel Settecento, il paradosso di Lady Morgan è che Lady Morgan scrive questo libro per difendere gli italiani nel momento nel quale gli italiani stanno cercando di conquistarsi non soltanto identità, ma come dire un confine politico, quindi non soltanto un'identità nazionale ma anche appunto una nazione. Quindi lei scrive questi libri in realtà con un trasporto, ma in realtà li danneggia, perché non fa altro che ripetere gli stessi stereotipi che sono quelli che poi, come dire, gli stranieri attribuiscono agli italiani, dandogli il brigante in questo senso per eccellenza, no? Viene attaccata su profili diversi, diciamo, no? Da una parte dal punto di vista storico e filologico e dall'altra parte da un punto di vista però invece letterario, perché poi c'è l'opposizione di Botta, Salvi e di altri al modello romantico. Però il modello romantico è quello che serve a costruire questo mito dell'Italia in quel momento. L'altra cosa interessante è che Lady Morgan, anche lì, è un gioco di contraddizioni, vuole restituire verità storica, ma in realtà quello che produce è un effetto di verità, riallacciandosi a una serie di stereotipi. Lei vuole, come dire, abbattere e vuole eliminare il mito degli italiani del sud arretrati e tagliagole, però di fatto non lo fa che ripresentare. L'altro, e concludo su questo perché mi ero segnato un punto che poteva essere, è così. Allora, l'altro aspetto che è interessante, che quindi poi ovviamente rimando alla diciamo, versione scritta dell'intervento, è che diciamo, la vicenda di Lady Morgan, di Salvator Rosa, di questa etichetta, di questo falto mito, in realtà è la spia di un dialogo che in qualche modo intercettiamo attraverso queste dinamiche, no? Cioè, in realtà, chi è il pubblico di Lady Morgan? Non sono gli italiani, ma in realtà sono gli inglesi che viaggiano, però sono anche gli italiani, ma esuli e patrioti. Quindi è su questo che si costruisce il cortocircuito, e malgrado le critiche di Pecchio, di Foscolo e di Botta, in realtà quella leggenda ha il suo lunghissimo periodo, tanto che anche oggi in fondo, quando noi andiamo nei soli tre musei, no, in cui sono i soli tre veri dipinti con i banditi, i dipinti sono i banditi, ma se noi guardiamo poi con attenzione non si tratta di banditi. E su questo concluderei. Grazie allora a Rita Roscioni, e la parola al discussant, che è in questo caso in questa sezione. Scusami. Facciamo prima tutti. Sì, okay. No, sì. Tutti i relatori, sempre nei 20 minuti. Sì. Allora, la parola subito a Pierre Franz. Bon, allora, est-ce que vous m'entendez là?
Oui, parfaitement, merci. Miracle. Bon, alors, je vous prie de m'excuser, j'ai dû passer par le téléphone parce que je suis à Florence dans un appartement de location et les connexions sont un peu complexes. Voilà. Alors, merci aussi de m'avoir invité. Excusez-moi de ne pas avoir envoyé le texte avant, mais je suis dans des situations où ça m'est un peu difficile. Voilà, alors je voudrais parler la période révolutionnaire pour les représentations des brigands et insister au cours de cet exposé sur l'évolution des représentations de la figure des brigands par le théâtre. Si on parle des représentations dans la fiction, c'est vrai, mais ça peut aussi être constaté dans l'histoire elle-même. L'histoire, par exemple, de Louis-Dominique Cartouche, 1693-1721, de sa bande d'une centaine de complices et comparses arrêtés et condamnés entre 1721 et 1723, a inspiré des œuvres assez nombreuses, même un film italien en 1962 de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, mais au moins six autres films avant celui-ci, et aussi du théâtre, notamment une comédie de Legrand, qui fixe au fond la tradition légendaire du bandit héroïque qui traverse le XVIIIe et le XIXe siècle. Cartouche et sa légende sont liés à une époque, celle de la Régence, où après le règne écrasant de Louis XIV, on assiste à un ébranlement des certitudes morales et religieuses. Des soulèvements en Bretagne, l'effondrement du système monétaire de l'As porte la marque de la remise en cause de toutes les valeurs traditionnelles. La libération du plaisir sous toutes ses formes s'accompagne d'une montée d'angoisse et les bandits offrent l'image d'une liberté séduisante mais inquiétante dont témoigne la littérature populaire, celle de la Bibliothèque bleue comme celle des chansons innombrables, feuilles volantes, spectacles de tréteaux, etc. Un retour à l'ordre est imposé dès la Régence. La fin de l'Ancien Régime et la Révolution ouvrent sur une seconde période d'incertitude et où émergent ces figures nouvelles de brigands. Ça se traduit d'ailleurs dans le lexique. Le mot brigand, Lisandre Ries, puis ensuite et avant elle Philippe Bourdin, ont montré que ce terme de brigand n'était pas utilisé très souvent avant la Révolution, même s'il l'était. On préférait le terme assassin, voleur de grand chemin, etc., plutôt que le terme brigand proprement dit. La fiction, alors, se fait l'écho de représentations qui, dans l'histoire des mentalités, semblent envahir les angoisses des contemporains de la Révolution. Georges Lefebvre, dans une thèse très célèbre, a étudié la grande peur de 1789, dont les vagues successives ont traversé la France. Il y avait des rumeurs de l'arrivée de troupes de brigands, qui a parcouru les campagnes sans Facebook, sans autres réseaux sociaux que le bouche à oreille. Avec la création de milices paysannes, on racontait que ces brigands qui arrivaient étaient payés par les aristocrates ou par les armées étrangères prêtes à intervenir et à voler au secours de la noblesse attaquée. Alors, on incendie les châteaux, etc. Et cette peur réactualise d'autres peurs archaïques, peur de la famine, peur de la disette, amplifiée par les mauvaises récoltes, peur des marginaux de toutes sortes, mendiants, cheminots, brigands. La Révolution donc donne corps assez vite à ces angoisses. L'ordre ancien se défait et le nouveau tarde à naître. La guerre civile est partout et alors la peur se politise. Philippe Bourdin remarque par exemple les équivalences qui s'établissent dans la langue entre les brigands et les chouans. On emploie indifféremment un terme pour l'autre.
entre les brigands et les jacobins à une autre période, c'est-à-dire que le terme de brigand est utilisé pour des stigmatisations politiques. Est-ce que la fiction se borne à exprimer cette angoisse? On pourrait le discuter, on pourrait avancer par exemple qu'elle offre à l'angoisse un apaisement cathartique. Première, alors si on réfléchit au théâtre proprement dit, on peut faire plusieurs constats. Le premier, c'est que le théâtre est un phénomène urbain et que la démocratisation de son public s'accélère dès le début de la Révolution, principalement après la loi de 1791, alors que la grande peur est plutôt un phénomène paysan, un phénomène rural. Par conséquent, on pourrait presque dire que les citadins ont peur des bandits qui ne sont pas là, parce que les bandits sont dans les campagnes, les forêts, etc. C'est donc une angoisse, une sorte de déplacement curieux. Deuxième phénomène, c'est que la figure du bandit est déterminée par le choix du genre opéré par l'auteur. Le brigand, d'abord c'est le choix du théâtre qui impose un certain nombre de règles, notamment de décence, des règles liées à une censure ou à une autocensure. Et puis ensuite, le brigand ne peut pas figurer dans des genres comme la tragédie. C'est un personnage qui est nécessairement lié à la comédie. Pourquoi ? On le constate, les escrocs sont légion dans la comédie même de là chez Molière, et ils font sourire, ou chez Le Sage, bien sûr, les valets sont des voleurs, mais on rit avec eux autant qu'on rit d'eux. Avec tout ça, ces voleurs de comédie, avant la Révolution, ne sont pas des brigands. Ce sont simplement des escrocs un peu louches. Molière avait fait une place à un brigand un peu plus dur, c'est-à-dire Tartuffe, le scélérat, donné comme scélérat, mais ça n'est pas un brigand. Et la tragédie fait place à des grands criminels, mais ce sont des criminels nobles qui ont le pouvoir politique, même s'ils sont très violents, comme chez Crébillon. Alors, les personnages de brigands se trouvent donc étroitement liés dans leur allure aux dramaturgies nouvelles et en particulier au drame, au mélodrame et à l'opéra comique de la Révolution. Les quelques exemples que je voudrais évoquer présentent ces nouvelles topiques. D'abord, des pièces de Loisel Tréogat, La forêt périlleuse ou Les brigands de la Calabre, Le château du diable, et puis Victor ou l'enfant de la forêt de Pixrécourt, Robert, chef des brigands de la Martelière, le tribunal redoutable de la Martelière, et puis des opéras comiques comme La caverne de Le Sueur sur un livret de Dercis, avec une autre caverne de Méhul sur un livret de Forgeot, deux opéras comiques où intitulé L'Odoïska aussi, l'un de Cherubini et Fillette Loro, l'autre de Kreutzer et Desjors. Alors, les intrigues et les personnages se ressemblent toutes entre ces pièces et reposent sur un canevas simple, presque identique. Alors, par exemple, Victor ou l'enfant de la forêt de Pixrécourt, les deux pièces de la Martelière dérivent du drame de Schiller, dit Räuber, les brigands, alors que les cavernes, les deux cavernes dérivent, elles, d'un roman de Le Sage, Gil Blas de Santillane. L'intrigue des deux Lodoïska est tirée de l'épisode polonais du roman de Louvet, Les amours de Faublas. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est qu'il s'agit de formes théâtrales liées étroitement au roman. Ce sont donc des figures théâtrales, mais romanesques. L'influence de la pièce de Schiller est très grande. La pièce de Schiller était publiée en 1781 et avait reçu un accueil très favorable de la critique,
sinon du public. Le baron d'Albert, directeur du théâtre de Mannheim, avait reconnu immédiatement le génie de Schiller et sa pièce avait été créée en 1782. C'est un succès retentissant. La pièce est très vite connue en France. Une gazette, Le Pot Pourri, rend compte de l'événement dès 1782. Le journaliste y fait allusion à Cartouche, la pièce de Legrand. Et il n'est pas impossible que Schiller ait lu la pièce de Legrand. Ce Franz Moor, le héros de Schiller, compare son frère, le châtelain, avec Cartouche et Howard pour le perdre aux yeux de leur père. La pièce est représentée, la pièce de Schiller, dès 1785 à Strasbourg, en allemand, à 4 reprises. Elle est traduite en français dans le Nouveau Théâtre allemand et c'est d'ailleurs une bonne traduction. En 1787, Louis-Sébastien Mercier, dans son voyage en Allemagne, assiste à une représentation des Brigands et il le dit: les applaudissements sont rares, mais le silence est attentif et profond. On est ému à chaque scène car on assiste à une action qui approche de l'effrayante vérité. Mercier identifie et repère chez Schiller quelque chose de tout à fait nouveau dans l'écriture même du drame. Là encore, le thème du brigand est lié à une innovation de l'écriture. La pièce de Schiller est adaptée en français par un Alsacien qui s'appelait La Martelière, qui n'avait plus le nom de La Martelière, qui donne une traduction, et puis il l'élague, il l'adapte, et il achève son travail en 1786. La pièce est jouée en 1792 au Théâtre du Marais, sous le titre Robert, chef des brigands, et il y aura une suite, Le Tribunal redoutable. Ce sont donc deux pièces coordonnées. De cette pièce La Martelière, Ducray-Duménil tire un roman, Victor ou l'enfant de la forêt, et de ce roman, Pitz-et-Récourt tire à son tour une pièce. C'est-à-dire, vous voyez, la circulation entre roman et théâtre qui s'affirme ici. Pitz-et-Récourt, c'est en 1797 que c'est joué, Pitz-et-Récourt, dans une période qui venait de marquer la Révolution, les crimes des brigands du Directoire, en fait le tout premier mélodrame, pratiquement. Voilà. Alors, ce type d'écriture, démarqué indirectement de Schiller et de loin, nous permet, en tout cas, a eu un succès extraordinaire dans la France de la Révolution. Si on prend les autres pièces que j'évoquais, en particulier les opéras comiques, les cavernes, etc., on voit que les brigands incarnent essentiellement des formes de désirs violents. Ils ont enlevé une jeune femme pour la tenir prisonnière, veulent lui faire jouer le rôle de la femme du pirate, si vous voulez, ou de la femme du corsaire. Et finalement, l'intrigue repose sur un viol différé. Mais on est évidemment au théâtre, il n'est possible ni d'évoquer le viol, ni de faire du chef des brigands un monstre complet. Ça se transforme en opéra, ce que les Anglais ont appelé rescue opera, c'est-à-dire des opéras à sauvetage. Les héros viennent arracher la jeune fille à ses ravisseurs. Mais très souvent, le ravisseur lui-même va changer de position et, en tout cas, une partie des brigands sont de braves types qui laissent partir la fille. Donc, le brigand n'est pas une nature, il est présenté comme déterminé par la société dans une idéologie de type rousseauiste. C'est la société qui fait le mal. Robert, chef de brigands.
Robert, chef des brigands, dit « Les cruels ont porté le désespoir dans mon âme, ils m'ont fait haïr les hommes. » Le brigand, alors, s'inscrit dans une marche sociale, il devient une sorte d'outsider. Voilà. Mais il y a un reste qui est inassignable dans le mal. Le mal n'est pas éliminé. Alors le mal est transféré sur une figure distincte de celle du brigand et qui correspondra plus tard à celle du traître de mélodrame. C'est lui qui est le vrai scélérat et il est souvent le noble caché dans son château. Donc il y a une sorte de transfert qui s'opère. Une seconde approche est nécessaire, qui est celle qu'on pourrait faire par l'espace, en particulier par l'espace dramatique. On est dans un univers mixte qui est caractérisé dans le théâtre de cette époque par le rôle important des décors, le rôle important de la dimension visuelle du théâtre. Et cette dimension visuelle est essentielle parce qu'elle donne, elle permet d'incarner le lieu où se déroule l'action. Ces pièces, qui sont très politisées, situent l'action dans un espace qui permet à cette politisation de se dire sans être non plus tout à fait coupable, si vous voulez, en tout cas censurable. Par exemple, la Martelière situe l'action en Franconie dans un univers qui, pour les spectateurs du 19e siècle, du 18e siècle, est tout à fait fictif. La caverne, c'est des brigands espagnols. La forêt périlleuse, c'est les brigands de la Calabre. Victor, c'est les forêts de Bohême. On est loin de la France, de Cartouche. L'action est donc en somme exportée ailleurs. Mais le décor de la forêt assure le point, est un point commun. Souvent, d'ailleurs, c'est le même décor, la même image de forêt. Tous les théâtres de cette époque ont un stock de décors qui est fixe et qui comprend le décor d'une forêt. Mais ce n'est pas là pour le pittoresque, parce que l'aspect décoratif est investi par le sens donné par le poème dramatique, et souvent ce décor donne même le titre à la pièce. La forêt de Sicile, de Pizzérécourt, l'enfant de la forêt, la forêt périlleuse. C'est le décor qui donne le titre. C'est donc ce monde extérieur qui est porteur du sens. Alors, bon, je pourrais donner des descriptions. Les didascalies proposent des descriptions des différentes scènes. Je donne un exemple. Le théâtre représente une forêt épaisse. Dans le fond, une plaine, des chaumières dans l'éloignement, des collines. Les brigands sont couchés et endormis sous les arbres. Plusieurs d'entre eux sont blessés. L'un d'eux porte le bras en écharpe. Les trois premières scènes se passent pendant la nuit et au premier rayon du jour. Et alors, même chose, ça c'était la Martelière, les brigands de Pizzérécourt, c'est pareil, etc. Bon. Alors, le brigand appartient donc à ce monde poétique de la forêt. Les prisonniers sont enfermés dans des cavernes et ce monde poétique, conventionnel, se trouve réactivé par le sens et aussi par l'actualité politique, parce que l'actualité même tout court, les forêts qui entourent Paris, sous le directoire, sont pleines de troupes de brigands qui ont été chassés par la misère ou qui sont des pauvres types qui ont échappé aux différentes répressions politiques. Certains sont devenus ce qu'on appelait des chauffeurs, c'est-à-dire ils capturent des gens, ils leur brûlent les pieds pour leur faire avouer où est leur argent. C'est arrivé à une des comédiennes d'ailleurs de la Comédie française à cette époque. L'homme des forêts devient l'incarnation visuelle de l'outsider et donc cette signification
politique de l'espace de la forêt pourrait être, on peut la comprendre en regardant, en observant l'usage très curieux que fait Pizzéricourt du terme pour désigner les brigands. Il les appelle, non pas il les appelle brigands, bien sûr c'est dans le titre même, mais il les appelle des indépendants. Indépendants qui ne dépendent de personne, qui n'est lié à personne, qui est indépendant de tout le monde. Et le terme d'indépendant est raccroché à une signification religieuse. La secte des indépendants, c'était une secte de certains hérétiques qui ne reconnaissent point l'autorité ecclésiastique. L'usage par Pizzéricourt de ce terme me paraît significatif. L'hérésie est transférée du champ religieux au champ politique et moral. Alors, les signes peuvent se renverser, les signes du bien et du mal. Souvent, la forêt, qui était le signe du mal au début de la pièce, ça se renverse. Les indépendants disent une forme de vérité. Le brigand désigne comme méchant celui qui est dans le château. Le rapport entre le château, décor numéro de l'autre acte, d'un autre acte de la pièce, ça devient le signe même du mal. Et l'espace détermine alors la structure dramaturgique. Par exemple, dans l'Odoïska, j'en ai plus pour longtemps, je termine. Dans la l'Odoïska de Fiette-Loro et Cherubini, je vous signale d'ailleurs qu'il en existe un très bel enregistrement par Riccardo Muti et l'orchestre de la Scala de Milan. Dans l'Odoïska, vous avez le renversement est complet parce que le héros fait alliance avec les brigands pour attaquer le château et libérer sa fiancée qui est prisonnière d'un méchant aristocrate. Donc le changement de sens entre le brigand est complet. Alors les brigands et leur forêt ont ainsi la fonction d'un opérateur idéologique puissant, puisque ça permet de sauver la révolution du crime. La violence est mise au service d'un ordre nouveau, le mal est reporté sur l'ordre ancien. La déréalisation poétique et dramaturgique permet ainsi un travail cathartique sur le plan moral. Les peurs sont exorcisées par le théâtre si le mal demeure, il est en quelque sorte enfermé dans le passé, dans un passé, etc. Alors, on pourrait compléter cette présentation en évoquant, par exemple, la différence chez un même auteur entre roman et théâtre, et voir, par exemple, comment chez Sade, dans les textes de Sade, vous avez d'un côté les brigands, dans Justine, par exemple, dans la nouvelle Justine, et de l'autre, vous avez la version théâtrale donnée par Sade dans son drame Oxtirne, d'après Eugénie de Franval, et on voit très bien comment le théâtre permet de réaliser un transfert cathartique que le roman ne permet pas, que le roman interdit. Et l'opération ici est significative. Le brigand sadien, celui des romans, est inassimilable, irrécupérable, et ce n'est pas le cas dans le théâtre. Voilà, je m'arrête, je crois que j'ai atteint mon temps. Merci beaucoup à Pierre France, qui est pour tous ces là, et pour avoir également tenu les temps parfaitement. Donc, je passe la parole à Vincenzo De Santis, che insegna letteratura francese all'Università di Salerno, che è uno specialista anche lui del XVIII secolo e che lavora sui rapporti tra teatro e politica, rivoluzione e durante la rivoluzione, durante l'epoca napoleonica. Ricordo
ricordo anche qui soltanto i suoi lavori più importanti, una monografia dedicata al teatro di Louis Le Mercier e una codirezione con Julien Thibault, Fièvre et vie du théâtre sous la Révolution française et l'Empire, e una codirezione con Paola Perazzolo di un numero recente di studi francesi dedicato a théâtre, identité et politique culturelle sous les consulats et l'Empire. Gli cedo subito la parola e Vincenzo De Santis ci parla di trasformazione comica del brigante in Je Chris, chef de brigand di Dumersan. Grazie mille Agnese per l'introduzione e grazie mille a tutti gli organizzatori per avermi invitato a partecipare a questo convegno. Dunque, fondamentalmente con la pièce sulla quale mi soffermerò in modo particolare, siamo, sto condividendo lo schermo per mostrare un PowerPoint, quindi ditemi se funziona. Dovrebbe partire subito. È partito il PowerPoint, lo vedete? Vediamo il PowerPoint, non è partito. Ecco, adesso anche la presentazione, sì, grazie. Benissimo. Dunque, dicevo, ci ritroviamo dal capo opposto rispetto alla cronologia su cui è intervenuto Pierre Frass, da dire, ossia siamo proprio alla fine dell'impero. Su alcune cose sarò obbligato di andare un po' rapidamente, ma poi nella versione scritta magari tornerò su alcuni punti anche in base alle indicazioni dei discussant. Dunque, come è stato spesso osservato in sede critica, la figura del brigand è particolarmente presente nel romanzo francese di Ancien Régime, dunque sia a inizio Seicento quando comincia a comparire, sia proprio nel Settecento, quando c'è una vera e propria esplosione di questi personaggi. Nonostante la centralità appunto del brigante nel romanzo, questo appare molto più raramente, come diceva anche Pierre Frass, nel teatro, soprattutto nel teatro comico, dove appunto troviamo la Druncoli, ma anche nel teatro tragico, dove la presenza di una figura di estrazione popolare, come spesso è il brigante, sarebbe stata contraria alla necessità di presentare personaggi nobili. Tuttavia, di fronte a una vera e propria assenza dalla lista degli acteurs delle tragedie, troviamo riferimenti alla figura del brigante spesso negli antefatti delle opere. Non so se scorre il PowerPoint. Sì. L'esempio che troviamo in Phèdre, dove Thésée, cioè la gloria di Thésée, è proprio legata al fatto che questi avrebbe sconfitto nel passato mostri e briganti. Già nella Medea di Corneille, il termine invece utilizzato in senso negativo come un insulto, per definire appunto un personaggio ingiusto e assetato di sangue, come sarebbe Creon. I due usi, cioè quello dell'insulto e quello di conferma di una gloria passata dell'eroe tragico, si trovano riassunti in qualche modo nella seconda scena, del secondo atto della Phèdre di Racine, in cui Thésée affronta il figlio dopo aver appreso dalla confidente Eunone, confidente della regina, del falso tentativo di stupro. Quindi Thésée lo definisce «restant pur des brigands dont j'ai purgé la terre», in riferimento da un lato alla illecita, indegna natura del tentativo incestuoso dello stupro, dall'altro al contrasto esistente tra la gloria della generazione di Thésée e la debolezza della generazione di Hippolyte, ormai formata, secondo la tesi di Paul Benichoux, da antieroi incapaci di grandezza nelle loro azioni. Usi simili si trovano ancora nel teatro del Settecento in Voltaire, qui un esempio da Agathocle, dove si parla appunto di Argide come di frère vertueux d'un brigand détesté, e ancora da Le fanatisme, un homme et le prophète, dove appunto Fanor è definito, ministro di Maomé, è definito ministro d'un brigand condut exterminé. Dunque l'assenza del personaggio del brigante, abbiamo detto, è legato da un lato alle regole dell'aristotelismo, dall'altro proprio alle condizioni materiali delle rappresentazioni. Proprio come diceva poc'anzi Pierre Frass, è necessario tutto un apparato scenico per la messa in scena delle storie di briganti, anche un certo ricorso alla figurazione, che il teatro classico del 6-700, come dire, frequenta assai poco. Da un lato lo scenario del Palais à Volonté, questi palazzi semifissi, modello dal quale il teatro francese si affranca con estrema lentezza,
e dall'altro appunto questa necessità di rispettare le bien-séance, fanno sì che il brigante nel teatro tragico sia un grande assente. L'universo drammatico francese però cambia radicalmente con la rivoluzione, non solo per gli sconvolgimenti sociopolitici che ne derivano, ma anche per le conseguenze dirette che questa comporta sui repertori e sulle sale. Cioè, con i decreti del 1791, per esempio, che sanciscono la libertà dei teatri, ogni cittadino ormai è autorizzato ad aprire la propria sala dedicata agli spettacoli e la Comédie Française, per esempio, perde il monopolio sul suo repertorio. Al proliferare delle sale corrisponde anche la nascita di nuovi generi teatrali, sempre meno vincolati alle regole aristoteliche e sempre più attenti all'aspetto spettacolare appunto delle rappresentazioni. Il decennio rivoluzionario, con un cambiamento anche del pubblico che si imborghesisce, si borghesizza se vogliamo sempre di più, il decennio rivoluzionario, dicevo, è caratterizzato anche dall'emergenza dell'eroe borghese popolare a teatro, sia nelle prime fasi, in cui appunto il teatro è svolto a chiamare un ruolo primario nell'educazione dei citoyen, dei cittadini, sia nelle fasi più oscure del terrore, quando la scena diviene in qualche modo oggetto di censura, seppure secondo forme diverse da quelle dell'ancien régime, e la drammaturgia è sempre più legata alla propaganda politica. L'affermarsi di queste figure di briganti nei drammi e un'attenzione sempre più marcata per il testo spettacolare favorisce dunque la diffusione di questa nuova drammaturgia, che molto deve però alle riflessioni dei drammaturgi riformisti della fine del secolo precedente, poco prima della rivoluzione. Come è stato osservato, Robert Chef de Brigand, rappresentato il 10 marzo 1792 al Marais, costituisce per molti versi una vera e propria entrata in scena della figura del brigante nel teatro francese, che raggiunge rapidamente un pubblico estremamente ampio. È stato ricordato che si tratta appunto della prima, del primo adattamento pensato realmente per la scena, preceduto da altri adattamenti, anche altre traduzioni anche di buona qualità, ma destinate più che altro alla lettura. La pièce di La Martellière, che è vicina come forma a quello che da lì a poco sarebbe stato definito come melodramma, la francese non l'opera per intenderci, inaugura dunque una lunga serie di opere drammatiche costituita in larga misura da pièce derivate dal dramma tedesco, come osserva già Epi nel 1928. Gran parte di queste sfrutta infatti la dimensione prométhéenne del brigante, nella sua accezione positiva, ponendo questa figura al servizio della ideologia repubblicana, come ha osservato Pier Franzi in uno studio del 2008. L'immagine del brigante, consegnataci dal teatro rivoluzionario, tuttavia, non appare connotata unicamente in questa direzione. Cioè, le tracce dell'accezione peggiorativa che il termine possedeva in precedenza, Brigand l'accusa di ingiustizia, che abbiamo visto nel teatro del 6-700, subiscono una continua evoluzione semantique, secondo la definizione di Bourdin, e il lemma può talvolta indicare sia il révolté che si oppone all'ingiustizia, ma anche il realista nemico della Repubblica. Meno presente sulla scena, la figura del brigante teatrale è comunque presente nell'immaginario collettivo anche durante l'epoca napoleonica. Questo giudizio del critico Geoffroy, che parla delle tragedie di Voltaire come ispirazione vera e propria per i brigands révolutionnaires, apparso nel Journal des Débats, che sarà in seguito chiamato Journal de l'Empire, dunque organo stampa molto vicino al potere centrale, apparso nel 1802, dicevo, mette in luce il complesso rapporto che la tragedia di Voltaire, lega già dalle sue prime fasi l'epoca napoleonica con la rivoluzione, e prende esempio proprio di questo rapporto complesso la tragedia di Voltaire, che erano una sorta di speculum populi durante la rivoluzione, capaci di trasmettere alla populace uno spirito repubblicano e di unità nazionale, ma che scompaiono dalla scena, come testimoniano i registri della Comédie Française. Allo stesso modo, come osserva Philippe Bourdin, Robert, chef de brigand di La Martellière, in epoca napoleonica, non fait plus recette, si vendono pochi biglietti, non viene rappresentato, quando appunto ormai la repressione del fuorilegge diviene affare di Stato e la visione positiva dell'eroe che vive ai margini della società viene progressivamente cancellata. Questa, diciamo, alterazione, questa deriva negativa del termine brigante appare molto chiara nella letteratura di stampo politico. Si parla di brigand républicain, per esempio, a proposito dei rivoluzionari in La Harpe. Troviamo definizioni simili
nel Précis historique de la Révolution française di La Cretelle, dove si parla di Giacobini come brigand legislateur, poi si parla di brigand mutilateur riguardo a quei rivoluzionari che profanarono le tombe dei re defunti nel 93, e proprio in riferimento alla pièce de la Martellière, probabilmente anche di chef de brigand per i capi della rivolta realista in Vandea, il cui vero esito fu una réciprocité de brigandage, dunque uno scambio reciproco di brigantaggi. In buona sostanza, e questo appare evidente anche dagli altri testi sui quali passo molto rapidamente, le pièces inédites sur le règne de Louis XIV, eccetera, les actes des philosophes républicains et des républicains, dicevo, appare molto evidente come il termine in senso peggiorativo sia utilizzato sia per indicare i rivoluzionari, sia per indicare i nemici della Repubblica, quindi i realisti, con una condanna globale degli uni e degli altri, cioè i realisti e i rivoluzionari, sono assimilati ai fuorilegge, ai nemici della patria, e le loro azioni sono parimenti prive di fondamenti etici, benché ispirate da ideali politici opposti, quindi condanna globale dell'esperienza della rivoluzione. Cioè, la polisemia del discorso rivoluzionario attorno al brigante si appiattisce in epoca napoleonica. Siamo, ho mostrato testi che vanno grosso modo dal 1802 al 1814. Dicevo, si appiattisce in epoca napoleonica, quando la figura subisce quindi questa complessiva squalifica. Il brigante eroico scompare progressivamente o comunque passa in secondo piano e la sua figura abbandona il genere serio del melodramma per rifugiarsi nei generi comici, dove già si trovava per esempio nel teatro musicale, e nel melodramma, diciamo, comico, dove non appare connotato in modo interamente negativo. È il caso delle tre pièce che vediamo qui, cioè L'Ermite de Saverne, Tableau en mélodrame de mœurs du XVIe siècle, rappresentato il 16 giugno, alla Porte Saint-Martin nel 1806, dove l'attore Dugy viene lodato dalla stampa periodica per essere stato particolarmente bravo nell'interpretazione di un brigand honnête homme. Analogamente c'è la commedia Deux mots ou une nuit dans la forêt, 9 giugno 1806, dove i briganti sono nemici di una coppia di innamorati. E poi abbiamo infine L'auberge ou les brigands sans le savoir, di Scribe del 1812, dove ci sono Madeleine e Georges de Scudéry, che sono ingiustamente presi per dei fuorilegge durante il loro soggiorno nei Pirenei. Il tratto comune alle opere sinora evocate è questo tono ben diverso da quello dei drammi rivoluzionari sul brigante. Cioè, nei casi qui segnalati, la diminuzione comica e lo spostamento geografico, abbiamo già visto nell'intervento di Pierre France, questo è in parte presente già dal periodo rivoluzionario, questo spostamento geografico, ma qua, a questo spostamento geografico nella finzione, se vogliamo, si aggiunge in qualche modo una migrazione generica delle pièce, garantiscono, migrazione generica delle pièce e spostamento geografico, un allontanamento dall'attualità politica e dalla storia recente, e ne minimizzano dunque il significato politico. Ritengo che un discorso a parte si possa fare sul melodramma comique J'écris cher de brigand du Mersan, scritto in collaborazione con il giornalista Jean Toussaint Merle. In quest'opera l'effetto comico è garantito dall'unione tra il carattere poltron, pigro di J'écris, che è diciamo, tipico del personaggio di J'écris nelle varie pièce in cui è presente, e l'audace, l'audacia del brigante, come sottolinea anche il Mercure de France nel settembre del 1815, all'indomani della prima. Du Mersan, drammaturgo prolifico ed erudito numismatico, è uno degli autori più attivi al teatro des variétés, sala in cui appunto J'écris, chef de brigand, viene rappresentato il 14 settembre 1815. Poco dopo, quindi, Waterloo, recitato 3 o 4 volte nelle settimane successive, con riprese sporadiche per circa 2 decenni, si può dedurre dai feuilletons del Journal des Débats. Dunque è una pièce vagamente ispirata a quella di Schiller tramite la versione della Martellière, nota come sappiamo al pubblico durante la rivoluzione, e J'écris cher de brigand riprende la figura del brigante in chiave ridicola, caricaturale, come si evince anche dalla sintesi, che vi ho tradotto in italiano, comparsa nel Magazine Encyclopédique, un journal des sciences, des lettres et des arts, che non esita a sottolineare inoltre la
buona riuscita dello spettacolo che ha fatto molto ridere. Dunque, la pièce contiene riferimenti all'insieme della tradizione teatrale del Brigante tra rivoluzione e impero e ne stempera mediante il registro comico-parodico le principali caratteristiche. Non è rappresentato in una sala tipica del Melò, ma al Teatro de Varieté, ma nelle scenografie riprende i luoghi tipici delle pièce sul Brigante, riprende anche l'abbigliamento e il modo di agire, sostituendo però l'eroe scilleriano, il goffo e ambiguo Jocris. Dumersin riformula e al contempo mette a distanza la tradizione del teatro politico rivoluzionario imperiale, attraverso una pièce che si vuole una sintesi deformante di questa stessa tradizione. La ripresa di Robert Chef de Brigand, Melò all'origine del brigantaggio teatrale nel tournant del secolo, pièce simbolo della rivoluzione, è basata in primo luogo sulla sostituzione del protagonista con Jocris, altro personaggio simbolo dell'universo comico rivoluzionario. Jocris era difatti stato creato dal drammaturgo d'Orvigny, che era un probabile figlio illegittimo di Luigi XV, ed era stato protagonista in numerose commedie e farse del decennio, nelle quali era inserito nelle situazioni più varie, al pari di Arlecchino, potremmo dire. Tuttavia, ben più di quella di Arlecchino, la sua immagine appare legata a un immaginario malinconico, soprattutto per via di pièce quali Jocris suicidé, dramma tragicomique, il cui doppio titolo riflette specularmente quello di melodramme comique adottato da Dumersin, o Le désespoir de Jocris, pièce che viene evocata dal personaggio stesso nella pièce di Dumersin. Notiamo dal resoconto del Magasin, e su questo tema insiste anche la pièce a più riprese, che la capacità di prendere tutte le forme, di assumere tutte le forme, è l'abilità che hanno in comune Bristou, inviato dalla banda oscura, quindi il vero brigante, e Bristou suo malgrado, cioè Jocris, il primo, il brigante, grazie ai suoi travestimenti, il secondo in ragione quindi dei mille ruoli e mestieri svolti nelle pièce di cui è stato protagonista negli anni precedenti. Anche il nome Bristou, che condividono i due personaggi, è stato attribuito all'uno per la sua violenza, all'altro per la sua imbranataggine. Vi dicevo che il decor è proprio quello tipico dei drammi sul brigante del decennio rivoluzionario, troviamo le caratteristiche sombre e l'insistenza sugli aspetti visivi dei teatri minori, diciamo, in contrasto con la scenografia più semplice dei teatri ufficiali. La scena di apertura mostra poi quasi tutti i briganti addormentati sotto un albero in una foresta calabrese, ancora una volta spostamento geografico, mentre due di loro stanno fumando, insistenza quindi su aspetti del quotidiano che è tipica di molte rappresentazioni di inizio Ottocento, quindi una resa, tentativo di resa visiva realistica e insistenza sull'elemento spettacolare. Insistenza sull'elemento spettacolare che è testimoniata anche dagli inserimenti di musiche e dall'inserimento di coreografie ed effetti sonori. Ci sono a un certo punto delle marce dei briganti e si sentono dei colpi di pistola dietro le quinte con effetti tipici da teatro, diciamo, del Fulpano. Il brigante non è qui, dicevo, presentato in maniera del tutto negativa. Belle Humeur, che è uno dei briganti principali, al contrario, viene rappresentato come una sorta di Robin Hood, quando dice rubare al povero è imitare la giustizia del fato. Bisogna condividere in modo corretto i beni e, come dire, attaccare solo chi ne ha troppi. Questo è il senso delle parole di Belle Humeur nella pièce. E lo stesso Jocris, che il suo padrone, a cui rimane sempre fedele, definisce un miscuglio di idiozia e di buone qualità, conferma questa visione del brigante, che non è dunque un oggetto di una condanna senza appello. Lo vediamo per esempio in questa citazione dove si definisce un brigante, come dire, che onesto, che protegge la virtù e che difende appunto la virtù da un padre insensibile, elemento, diciamo, tipico delle trame del melodramma, un amore contrastato, una virtù messa in pericolo. Dunque, altro elemento essenziale è proprio la deformazione parodica del genere melodramma, nato appunto a fine secolo e che viene sistematizzato, come osserva Roxane Martin, proprio durante Consolato Impero. Per comprendere il senso, secondo me, dell'operazione di Dumersin, è importante quindi metterlo in relazione con quelle accezione del brigante che abbiamo visto poco fa, estremamente negativa, ma anche con la riflessione sui generi teatrali contemporanei e il loro significato politico oggetto della trasposizione parodica. Come osserva Jean-Marie Thomasseau,
la poetica del melodramma comincia a eclatare, a esplodere durante il primo 800, quando si passa dal cosiddetto melodramma classique al melodramma romantique, e diviene sempre più difficile distinguere tra i differenti generi teatrali. Quindi, Dumersant sembra in qualche modo interrogarsi attraverso un melodramma comico ispirato a, come dire, un personaggio simbolico, una pièce simbolica della rivoluzione, sulla trasformazione del melodramma stesso come genere e sullo slittamento e la penetrazione di una immaginazione melodrammatica in altri generi come la commedia, per esempio. E sembra proprio ironizzare, tramite questa etichetta generica di melodramme comique, su questa trasformazione in atto all'interno del teatro. Anne Hubersfeld concepisce il melodramma come una risposta al bouleversement provocato dalla rivoluzione, un tentativo di riscattare la morte del padre. Jean-Christ, chef de Brigand, banalizza tramite la trasposizione parodica il simbolismo del melodramma e ne sottolinea l'instabilità generica tramite la commistione con la commedia e i generi farseschi. Di questa commistione e della volontà dell'autore di mettere a distanza il terrore rivoluzionario sembra cosciente anche la stampa periodica dell'epoca, che evoca non a caso proprio il termine terreur. Quindi, in questo resoconto del Journal des Débats non c'è un riferimento esplicito alla pièce Robert Chef de Brigand, ma il titolo era particolarmente eloquente. E quindi proprio questa presenza al Varieté non può che evocare i significati che questa pièce aveva assunto durante la rivoluzione, in un'operazione che carica la parodia drammatica e la commistione dei generi, melodramma e commedia, di un valore sia estetico sia politico. Margaret Rose ha definito la parodia come una forma di organizzazione testuale basata su un doppio codice, imitativo e deviante, specifico della relazione semiotica tra la parodia stessa e il referente parodico. Per Espagne la parodia è proprio un luogo anche di riflessione metaletteraria e metateatrale e di emergenza di nuovi generi letterari. Il melodramme comique di Dumersant non intende quindi ridicolizzare direttamente la pièce di Schiller, ma sembra piuttosto sottolineare la trasformazione che sta subendo in genere il melò con il tramonto dell'impero, denunciando il manicheismo come forma di un'estetica normativa e superata. Attaccando il melodramma come genere, mi avvicino adesso come tipologia teatrale, mi avvicino adesso alla conclusione, l'opera creata da Dumersant rientrerebbe nella categoria genettiana del pastiche piuttosto che della parodia stessa, vera e propria, diciamo. Tuttavia, in questo caso, il referente parodiato non appare la pièce di Schiller, ma, come dire, in un gioco metaletterario intertestuale che iscrive Jean-Christ nel genere della parodia generica, escluso da Genet ma ammesso da Lanson, è tutto l'insieme del teatro melodrammatico che è in qualche modo messo in ridicolo tramite la trasposizione comica. In effetti, se a inizio 800, come osserva Olivier Barat, il melò n'est aucunement perçu par le pouvoir comme une menace contre l'autorité, non è affatto percepito dall'autorità come una minaccia contro l'autorità, al contrario è uno strumento di ricostruzione nazionale grazie alla sua capacità di glorificare gli eroi e i padri e di operare sotto il segno della provvidenza, cito ancora Barat traducendolo, la divisione tra buoni e cattivi. Dicevo, se inizio 800 questo melò è addirittura, come dire, utile in qualche modo al mantenimento di un certo ordine, la sua declinazione parodica può al contrario essere percepita come un tentativo di perturbazione di questo stesso ordine in una fase di nuove incertezze come i primi mesi che seguono la sconfitta di Waterloo. Riflesso di questa incertezza è proprio la morale finale espressa da Jean-Christ, che gioca da un lato con il genere del proverbio, dall'altro con la riabilitazione della virtù tipica del melodramma a lieto fine, che appare confermata dall'esito della doppia trama amorosa. I due amanti separati dal padre di lei da prima e dai briganti poi sono riuniti grazie a Jean-Christ, che abbandona il brigantaggio per unirsi in matrimonio con la lattaia Perrette. Dunque una morale finale, positiva, che però è talmente banalizzata da squalificare questa stessa riabilitazione della virtù. Grand merci notre maître, enfin c'est donc le bonheur qui rend les humains heureux, c'est bien ce qui fait voir à ceux qui ne sont pas aveugles que la providence qui est là-haut, au-dessus de nous, qu'elle veille sur les hommes quand elle ne le perd pas de vue, que le crime qui succombe est souvent terrassé,
et que le seul moyen de suivre toujours les sentiers de la vertu est de ne jamais s'en écarter. Sì, Vincenzo, ti prego di andare alla chiusura. Sì, sì, sì. Nel suo tentativo di stemperarne il significato politico, di stemperare il significato politico della figura del brigante, figura problematica in quanto oggetto di esaltazione e di biasmo tra rivoluzione e impero, il melodramma comico di Dumersan e Merle diviene per contrasto esemplificativo di questo medesimo significato. Il contrasto tra briganti eroici e sanguinari fuorilegge, briganti giacobini e traitori della patria, realisti e rivoluzionari ugualmente condannabili, è riassorbito e minimizzato dal tono comico dell'opera. L'epoca napoleonica tollera a teatro un brigante disincarnato, distante dall'ichetnunk politico e privato del suo potenziale sovversivo. Tale potenziale, e la critica della stampa periodica se n'era accorta già all'epoca, tende così a spostarsi dal piano politico al piano estetico, anche in una fase di ritorno all'ordine dei generi teatrali, come appunto l'impero, e subito dopo, quando si riaffermano le basi dell'imminente scardinamento dei generi teatrali proprio della rivoluzione romantica. Quindi il brigante diviene una sorta di hors-la-loi dell'aristotelismo. Tramite la figura ridicola al contempo ambigua di Jocrisse, creata da uno dei più noti autori del periodo rivoluzionario, inserita nell'intreccio di una pièce che si vuole parodia di uno dei drammi più noti dell'epoca, Dumersan rilegge le derive politiche dell'ideale rivoluzionario e dell'ordine imperiale con una philosophie satirique, come sottolinea il magazine encyclopédique all'indomani della prima, che non può comunque non essere considerata in qualche modo politica. Scusate se ho superato i tempi e vi ringrazio dell'attenzione. Ok, grazie a Vincenzo De Santis per questa panoramica che va a completare, ad essere complementare a quanto detto da Pierre Franz, e chiamiamo allora Giovanna Capitelli, che insegna storia dell'arte moderna all'Università di Roma III e che ha lavorato nella Federal University di Kazan in Russia, ma anche all'INA di Parigi, che è specialista della cultura figurativa europea del 600 e dell'800, di storia sociale dell'arte, di geografia artistica, che ha diretto diversi. Vincenzo, dovresti togliere la tua condivisione. Ah no, scusate, è la nuova, è quella nuova di Giovanna Capitelli, che ha diretto quindi diversi progetti, tra cui The Woman Reader in Italian Literature and Visual Arts in 19th Century, l'esportazione d'arte moderna in Europa e nel Nuovo Mondo e la pittura di storia in Italia tra 1775 e 1870. Io le do subito la parola, il titolo lo leggiamo tutti, Briganti, un motivo pittorico nella Roma cosmopolita della Restaurazione. La ringraziamo molto per intervenire con il suo sapere specifico in questi nostri lavori. Io ringrazio moltissimo voi, gli organizzatori, per avermi coinvolto in questa iniziativa che mi riporta su un tema che avevo già affrontato con Olivier Bonfè quando, ormai nel 2013, quindi 8 anni fa, organizzammo una mostra un po' periferica purtroppo ad Ajaccio, Le Peuple Rome, Representazione Imaginaire de Napoléon à l'Unité Italienne, in cui i briganti rappresentavano proprio un capitolo di questa mostra, una sezione di questa mostra. Per me è molto importante partire, non è un'autopromozione, mostrarvi questo catalogo che purtroppo è rimasto anche piuttosto poco frequentato, e quindi per me è una buona occasione anche farlo circolare fra gli storici. E anche se c'era uno storico, Massimo Cattaneo, che vi ha partecipato, così come tanti altri studiosi di varie discipline, perché anche per noi il tema del popolo di Roma, che era un tema diciamo prismatico, che ci permetteva di ragionare sulla costruzione di un immaginario in cui ovviamente il brigante era parte, e questo vale per la storia dell'arte, ma come abbiamo visto vale per il teatro, vale per la letteratura, vale per diciamo molte forme della creatività in senso lato. E vado però subito, voglio subito partire però da un'opera, e per scardinare, diciamo, abbiamo sentito fin qui parlare di immagini
E il contributo che come storico dell'arte posso dare è quello di parlare di opere, quindi di passare, come prima nell'introduzione Giulio ci invitava a fare, da concetti a pratiche. E ci aiuta moltissimo cominciare questo nostro discorso sulla costruzione di un genere figurativo nella Roma cosmopolita, quindi ancorare delle pratiche anche ad un momento esatto, preciso, in questo caso ad un atelier che viene autorappresentato nel 1829 dal fratello minore Aurel, il fratello minore di Léopold Robert, che come tutti voi sapete è uno dei grandi costruttori di questo immaginario del brigante, specialmente nella Roma cosmopolita. In questo senso è importante parlare di cosmopolitismo perché questo tipo di produzione pittorica ha un successo incredibile perché trova immediatamente riflesso nella produzione pittorica di molti altri artisti provenienti dalle tante nazioni che popolano la città di Roma. E quindi il brigante tra gli anni 20, proprio tra il 1820 e il 1830, diventa uno dei temi pittorici con i quali gli artisti che si trovano a Roma, e sono tantissimi, devono confrontarsi, anche per negarlo. Vi ricordo che per i Nazareni, per esempio, che sono una grande comunità, la comunità tedesca degli artisti a Roma, il brigante in generale, il popolo di Roma, rappresenta qualcosa da cui allontanarsi il più possibile. Quindi anche nella negazione è un tema importantissimo. Allora, torniamo quindi in questo atelier rappresentato, quindi stiamo già parlando di immaginario che si declina, no, in un'opera, in cui troviamo il pittore ormai affermato, siamo appunto nel 1829, Léopold Robert, lo ricordo, arriva a Roma nel 1818, è un allievo dell'atelier di David, come tanti di questi allievi dell'atelier di David sono costretti, visto che David è regicida, a lasciare la città di Parigi e a tornare appunto in Svizzera. E dalla Svizzera però, grazie all'aiuto di un mecenate, come spesso succedeva, di una borsa di studio molto povera di un mecenate, lui che aveva natali piuttosto modesti, può venire a Roma. E a Roma si trova giovanissimo con l'apparato di un pittore di storia, come l'atelier di David gli aveva potuto insegnare, però a confrontarsi con dei pennelli finissimi, in qualche modo a non trovare la propria strada. E tutto questo noi lo sappiamo grazie a una copiosa corrispondenza che questo artista scambia con i suoi committenti protettori, ma anche con la famiglia. E quindi queste lettere familiari, queste lettere di protezione, rappresentano uno straordinario punto di osservazione sulla nascita di questo genere dei briganti, e ora vedremo come, insieme a questo dipinto che visualizza molto chiaramente questo atelier di Via Felice 113, vi ricordo, Via Sistina oggi, che era anche il luogo dove abitava Pinelli, in questo Bartolomeo Pinelli, che come sappiamo aveva anche prima di Léopold Robert, ma oggi parliamo di Léopold Robert, aveva affrontato il tema dei briganti già nel 1809, rappresentando uno di questi dei fatti più epici, no, della battaglia che lo Stato Pontificio in quel momento ingaggiava con i briganti del Lazio, in particolare meridionale. E appunto in questo atelier noi troviamo il pittore ormai appunto quarantenne al lavoro, lo vedete proprio con il pennello sulla tela di cui non vediamo il soggetto, e accanto a lui col distanziatore c'è Schnetz, un carissimo amico e in quel momento direttore dell'Accademia di Francia a Roma, anche lui in qualche modo coinvolto, vedremo fra poco, nella rappresentazione del popolo di Roma, anche se è un pittore di storia tout court. E accanto alcuni personaggi che sono molto importanti anche per quel lavoro che stavate proprio facendo su rapporto scrittura, lettura, voce e poi pittura. Infatti ciò che sta succedendo è che mentre Léopold Robert dipinge, qualcuno gli legge la corrispondenza e gli legge la stampa. Quindi ecco, vedete, c'è proprio un cortocircuito in questo dipinto che proprio si presta molto bene ad arrivare a alcuni punti di partenza che mi pare sono al centro di questo seminario.
Chi altro c'è però, oltre al giovane garzone che guarda? Ci sono alcuni altri, ci sono alcuni altri oggetti importantissimi, alcuni oggetti estremamente importanti, cioè i dipinti che Leopold Robert ha realizzato, alcuni dei capolavori che sono ancora nel suo atelier, e ci sono dei prop, degli oggetti, dei prop, degli oggetti di scena, e quindi vedrete vedete alle pareti questa raccolta che noi sappiamo essere stata una specie di pungolo per questo artista, che raccoglie i più bei vestiti del popolo di Roma, proprio per poterli raffigurare all'interno del suo atelier, ma troviamo anche questi personaggi, la giovane donna, forse proprio un brigante, il cappello conico, le cioce lo fanno pensare, che sono appunto, aspettano con grande pazienza ad essere ritratti in queste lunghissime pose, sedute di posa, che contraddistinguono il mondo della cultura romantica e nella pratica appunto. E sono partita da questo dipinto per ricordarvi come nella pittura l'aspetto fizionale, fiction, è fortissimo e permane anche poi nell'autorappresentazione che gli artisti fanno dei propri atelier, un tema tanto ben studiato da Jessica Calipari, permane anche fino agli anni 30, quando per esempio Julius Friedlander, che poi sarà soprattutto un incisore noto della comunità diciamo tedesco-svedese, siglerà questo foglio recentemente apparso sul mercato antiquario, in cui vediamo accanto appunto agli oggetti tipici dello studio dell'artista, e cioè le anatomie, le sculture, le piccole sculture, su un vero e proprio gradino utile alla rappresentazione in posa, appunto il brigante proprio già con il fucile, con tutti gli elementi necessari a essere raffigurato. E questo lo voglio dire perché non dobbiamo pensare che il tema del brigante nella cultura romantica poi sia un tema diciamo di lunga durata, non lo è così tanto, cioè sembrerebbe di più nella pittura, ha una fiammata, potremmo dire, negli anni 20 fino alla metà degli anni 30, e poi decisamente un tema che decade, che circola attraverso le illustrazioni, come ci dirà sicuramente il nostro collega, e poi avrà una nuova fiammata molto diversa proprio nel rapporto che militanza artistica ha con Risorgimento intorno agli anni 40 dell'Ottocento. Quindi non è un continuum, questo mi pare di poterlo dire, fra poco grazie al dossier che ho raccolto proprio per voi per la discussione, e spero di poterlo dimostrare. E dicevo che c'è però qualcosa di incredibilmente importante, anche congiunturale, no? Nella nascita di questo genere, nel genere della pittura del popolo romano. Vi ricordo che nel 1824, quando Keller scrisse questa importante guida, questo importante elenco degli artisti romani, divideva gli artisti in alcuni generi e non tanti: il paesaggio, la pittura di storia, il paesaggio e la pittura di genere. E nella pittura di genere cominciavano a esserci quei 15 artisti che troverete poi qui rappresentati nel dossier Briganti. E quindi questa pittura di genere che ha il brigante al centro della sua osservazione ha bisogno di modelli, e c'è una congiuntura importantissima che voi tutti conoscete, l'editto col quale Pio VII nel luglio del 1819 deporta 50 famiglie da Sonnino e le porta a Roma, dividendo diciamo la popolazione maschile soprattutto a Castel Sant'Angelo, e invece il resto delle famiglie, cioè donne e bambini, vengono invece posizionate all'interno dell'area di Termini, in un edificio che spero di aver ricostruito, insomma non è così chiaro capire oggi dove fosse, però c'è un disegno di Michaillon che ci fa pensare di aver trovato il posto giusto. E la cosa straordinaria è che dall'Accademia di Francia, Chateau-Venin,
con l'arrivo di Michelon, il primo premio del Prix de Rome per la pittura di paesaggio, quindi non necessariamente di genere, si capisce che è necessario per gli allievi dell'Accademia di Francia. Mi ricordo che Robert non ne faceva parte perché era svizzero, quindi era a Roma in un'altra veste. Quindi Michelon, amico di Robert, chiede a Thévenin, che in quel momento è direttore, di chiedere al governatore di Roma, Tommaso Bernetti, peraltro un uomo sensibilissimo agli artisti, amicissimo di Minardi, amicissimo di Cocchetti, insomma veramente un personaggio estremamente flessibile alle richieste degli artisti, di far accedere, non solo di far accedere Michelon e Robert in questi luoghi per dargli la possibilità di vedere questi abitanti, proprio gli abitanti di Sonnino, ma gli permette anche a Leopold Robert di avere un proprio spazio, un piccolo atelier dentro questo, quello che credo essere questo edificio. E questa è la Veduta delle Terme di Roma, questo dovrebbe essere l'edificio in cui venivano tenute le povere famiglie dei briganti. Questo è il ritratto del governatore di Roma, Tommaso Bernetti, appunto amico degli artisti, e come vedete anche ritratto da Ferdinando Cavalleri. E che cosa avviene? In questo luogo per ben due mesi, siamo nell'estate successiva, quindi le famiglie sono già lì da un anno. Nell'estate successiva, peraltro ricordiamoci che a Roma si svuotava, anche i pensionati francesi di Roma erano tutti via perché il problema della malaria era fortissima. Nonostante questo, Leopold Robert e Michelon restano per due mesi chiusi dentro questo studio che gli viene concesso da Bernetti e dipingono tantissimi, prendono appunti visivi naturalmente, ma dipingono anche tavolette, dipinti di piccolo formato. Alcune volte cominciano i dipinti dentro questo spazio, con l'idea, e questo è chiarissimo dalle lettere che Leopold Robert scrive alla madre ogni giorno, proprio preso da un vero e proprio furore, in cui passato un mese, cominciato tutto a luglio, comincia a mettere a fuoco un repertorio di soggetti nuovi che, vi ricordo, volevamo parlare di soldi, qui pourront me faire beaucoup d'argent, quindi cioè, con questa idea che si può monetizzare questo grande repertorio di immagini speciali. Quali sono le cose che piacciono a Leopold Robert? Ce lo dice lui stesso: ho trovato un sujet tout neuf et qui doit plaire. C'est une scène de brigands d'Italie, leur costume est d'une richesse étonnante. Je fais cela avec la plus grande vérité, puisque je l'avais pour modèle et con leur alassé, leur effet. Quindi, sappiamo per esempio che il primo di questi dipinti, proprio realizzato già in studio nel 1820, quindi già pronto alla fine dell'anno, è questa magnifica giovane donna di Sonnino, per la quale appunto il pittore sceglie intanto la figura intera, quindi una sorta di pittura di genere nuova che è economica nel paesaggio, peraltro un paesaggio preso dal vero, sappiamo dalle sue lettere che trascorre i mesi autunnali proprio a trovare brani, scorci di paesaggio della campagna romana per non dipingere questi personaggi all'interno della galera, insomma all'interno dello spazio di reclusione. E questo è un pezzo meraviglioso ed è una donna che peraltro ha una piccola ferita perché è stata violentata e lei si è ribellata. Questa è una delle mogli, delle tante mogli dei briganti di Sonnino, che diventano appunto, che poi opere che partono immediatamente dopo per il mondo e che ancora oggi si trovano in tantissime residenze nobiliari. Per esempio, in questo caso noi sappiamo che l'opera venne acquistata immediatamente nella collezione di Lord Kinnear in Scozia e partì per la Scozia. È un'opera che è uscita recentissimamente dal mercato antiquario, che non si conosceva prima. Un pezzo bellissimo dove, come vedete, al pittore interessano moltissimo questi dettagli
anche di costume che allontanano la donna dal prototipo della frascatana, della shoshara, ma che invece la fanno aderire, vedete, con tutti questi rosari, anche con questi piccoli oggetti della fede che si affollano nel suo costume, che è un elemento tipico, come vedremo fra pochissimo, dei briganti e in generale proprio dei sonninesi più che in altri. Ecco, quindi Leopold Robert lavora anche a immagini che sono sempre di piccolo formato, ecco questa per esempio è un'opera più grande, 80 centimetri, ma per il resto dovete immaginare oggetti molto piccoli. Quindi non c'è il senso, diciamo la scala dal naturale che permette dei coinvolgimenti. Anche questo è molto importante a dirlo oggi che noi guardiamo le immagini riprodotte sullo schermo, no? Non c'è quell'idea di coinvolgimento con l'immagine, ma sono dei piccoli pezzi di pittura che vengono poi trasportati anche con grande facilità. E la vicinanza di Michelon e di Leopold Robert all'interno di questo cantiere di termini fa sì che spesso anche l'autografia di alcuni pezzi sia confusa. Per esempio il celeberrimo dipinto di Mazzocchi, uno dei capi dei briganti, che viene tradotto a stampa come fosse di Michelon, è invece un'opera, e questo ormai gli studiosi sono tutti d'accordo, è invece un'opera di Leopold Robert, che viene ripetuta in più versioni, così come succede per in generale per tutta questa pittura, una pittura che conosce tantissime repliche, anche autografe, anche di qualità, anche con piccole varianti. Adesso io ho pensato di farvi vedere, di smocciolare davanti a voi questa produzione per farvi capire anche una sorta di costruzione di topos che ovviamente hanno grandissima fortuna. Qui per esempio vediamo come il brigante in due dipinti sempre di piccolo formato, sempre degli anni 20, 23 e 29, di Bodinier e Bonfons, quindi altri pittori sempre francesi che sono a Roma poco dopo Leopold Robert e che vedete mettono a fuoco appunto la figura intera oppure la mezza figura in azione, come nel caso appunto del dipinto di Bonfons. Oppure Schnetz, appunto pittore straordinario di dipinti di genere elevatissimo e dipinti di storia, anche di pittura sacra, e fu due volte poi direttore dell'Accademia più avanti per capire come era veramente una figura di riferimento. Anche lui inventa, cioè declina questo soggetto in piccoli dipinti in cui del brigante si apprezza soprattutto il cappello conico, mostrato però vedete con una formula prospettica nuova e anche molto intelligente, ma soprattutto questa idea del fazzoletto dal quale pendono tutti questi oggetti che sono frutto del bottino, che era una cosa che faceva sorridere moltissimo evidentemente gli osservatori, piaceva tanto e dava questa idea e immediatamente si innestava in un dialogo con la letteratura, con immaginiamo sempre la fortissima tensione che esisteva tra questi piccoli dipinti e tutto il côté letterario anche teatrale che abbiamo sentito già nominare. Dal punto di vista pittorico però le soluzioni sono varie, penso a questo meraviglioso brigante ferito al ginocchio che è veramente un'icona del romanticismo. Come vedete il paesaggio è quasi lunare, un paesaggio indistinguibile per certi versi, anche se gli studi di paesaggio sono in luoghi reali, ma è scelto proprio come spazio appunto della sospensione del tempo in cui il brigante aspetta, e l'attesa è un tema molto forte, aspetta di essere preso, aspetta di combattere, è in fuga, e in questo caso è ferito, e quindi ne possiamo apprezzare diciamo tutti gli aspetti sia del costume che della posa, che è una posa anche un altro tema molto importante. Il brigante, che parte da Pinelli naturalmente, che è il primo a aver il brigante nella cultura figurativa della Roma cosmopolita di questa prima metà dell'Ottocento, è anche un nuovo Ercole, è un nuovo
diciamo, c'è una forte travaso, permeabilità, diciamo, con la cultura del mito, con la grande mitologia dell'eroe, e questo si sente in pezzi come questi. Oppure tutta una serie, davvero c'è un senso anche di serialità, tuttavia sono anche opere di grande qualità pittorica, cioè, va detto, per esempio Leopold Robert, la versione, la veglia sul brigante addormentato, l'uomo a cui corrisponde naturalmente una sorta di pandai ideale della protezione che l'uomo assicura alla donna addormentata, no? Questo gioco sempre anche di simmetrico. Questo dipinto, per esempio, di questo dipinto noi conosciamo già, forse non sono ancora finito, 14 versioni, quindi capite bene. E per quanto riguarda il costo di questi pezzi, era piuttosto alto. Noi sappiamo, per esempio, da una lettera di Bertel Torvalds, che voleva tantissimo, il famoso scultore, che voleva tantissimo un dipinto di Leopold Robert, e Leopold Robert dice: guarda, io c'è per fortuna la corrispondenza ancora all'archivio Thorvaldsen, io normalmente lo vendo a 88 sterline, ma per lei posso fare 66, con questo sconto, diciamo, autore, che somiglia un po' ai nostri sconti per le pubblicazioni. E però sono cifre molto elevate, infatti alla fine Thorvaldsen non lo compra in quel momento, insomma. Ecco, vedete, vi faccio vedere un altro esempio della veglia sul brigante addormentato, dove le varianti sono di costume. Ci sono delle varianti, ma sono fondamentalmente l'invenzione è la stessa. Oppure questi temi che si arricchiscono anche di pose che evidentemente parlano con il teatro, come per esempio la morte del brigante, oppure il rapporto con la religione, che è fortissimo anche nella narrativa. Per esempio Peter van Hanselaar, un pittore bellissimo, sottostimato, pure lui diventa una specie di Leopold Robert belga in questo caso, dipinge tante piccole figurette con la benedizione, lo scontro, sempre questo tema dell'attesa e della donna che si fa mediatrice verso una protezione nel divino. E sempre nel brigante ferito succede la stessa cosa. Oppure, appunto, vedete Schnetz, che apre la composizione anche dal punto di vista della scala, perché i dipinti Schnetz sono molto più grandi di quelli di Leopold Robert o di Bonnefond, eccetera. Baudinier ancora, vedete, sta diventando sono dipinti che cominciano ad avere lo statuto della pittura di storia, e anzi in qualche modo si infilano in un, fanno da tramite tra la pittura di storia dei fatti quotidiani e quella invece poi di genere, che è slegata, se vogliamo, che è tipologica, insomma, lontana dal singolo oggetto, che nasce sull'osservazione del reale ma si fa tipo subito. E ecco, vi faccio proprio vedere, sto cercando di farvi vedere più possibile anche per animare la discussione, che potrebbe essere molto interessante fare. E quindi il voto davanti all'edicola Mariana, sempre il tema della religione, oppure la morte del brigante con appunto il commiato che la famiglia fa, il tema del bottino, no? Vedete, questo è Léon Cogniet, che è pure un altro di quelli che vanno probabilmente anche nel carcere di Termini, con appunto le merci che vengono apprezzate, con questa civetteria. Quindi vedete, sono tanti gli ingredienti utilizzati da questi pittori per rendere questi dipinti ricchi di goduria per gli occhi, però anche, vedete, per Leopold Robert c'è sia questo aspetto, ma c'è anche un aspetto narrativo, no? Pensate alla ritirata dei briganti, una bellissima figura triangolata con appunto l'uomo che reca sulle spalle il suo compagno. Ovviamente anche qui negli uomini che portano sulle spalle uomini c'è sempre ci sono sempre riferimenti a una cultura alta, voglio parlare di Enea, ma insomma questa idea, no, della compassione come come una sorta di leitmotiv di lunga durata che parte da lontano. Oppure appunto la famiglia con la cieca persino che porta la corona alla povera croce, no, del brigante, che qui non ha più neanche il suo... Sì,
Giovanna, io mi scuso, è vado velocissima, è veramente affascinante. Ma vado velocissima, ho esagerato, volevo dirvi troppe cose, proverò a dirle in parte, ecco perché, però ecco, c'è un mondo, ora la faccio girare, c'è un mondo interessantissimo, c'è anche un mondo di parole che gli artisti utilizzano, vado a chiudere, per esempio Navez che sceglie tutta una formula diversa, no, di rappresentazione del brigante, cioè molto più simile alla sua, dice, lo dice: «J'ai terminé un tableau qui, j'en suis sûr, fera de l'effet de votre, dans votre exposition, c'est une dizaine de bonnes aventures, d'espression d'un temps extraordinaire». Gli elementi che passano sono sempre estetici. Ho esagerato per dirvi... a questo mondo, a questa specie di brigantomania, banditi mania, come viene, partecipano in moltissimi, e soprattutto, questo era il punto a cui volevo arrivare, ma ci avrei messo altri 10 minuti, quindi mi fermo, poi magari lo riprendo nella discussione, è che c'è una autorappresentazione che passa anche attraverso la comunicazione a stampa, cioè il tema del brigante è un tema che immediatamente viene colto dalla stampa e i pittori stessi lo raccontano, per esempio la famosa lettera di Friedrich Straté che era stato appunto rapito, che scrive Literary Gazette, oppure Washington Irving che appunto dedica a The Painter's Adventure un intero capitolo e ovviamente il pittore che è stato rapito, da cui parte questa storia di Irving, rappresenta il brigante che l'ha rapito, il capo ovviamente della Martin, Santo Domingo, sono tutte cose che conosciamo, ma volevo dirvi che anche quando si parla di Bartolomeo Pinelli o quando esce la prima monografia di Leopold Robert, diciamo Life and Letters, e vado a chiudere così, il tema del brigante è già diventato iconico, ha già trovato una sua organizzazione all'interno del discorso del tramandare la memoria di questi artisti. E tanto che nel Bulletin of the American Art Union del settembre del 1850 esce persino un articolo che si chiama Maria Grazia and the Brigand School of Art, per cui questo soggetto trova un suo specie di cappello per dire che la scuola dell'arte dei briganti, no, è diventato un genere vero e proprio che trova la sua formula di racconto e di tramando, direi, storiografico. Grazie, scusate, ho esagerato, mi è venuto un entusiasmo. Che... L'entusiasmo è sicuramente anche il nostro nel guardare, però abbiamo accumulato un notevole ritardo, piange il cuore veramente di interrompere e di intervenire, ma insomma ci rifaremo poi con tutti questi materiali nel saggio scritto, immagino, nella pubblicazione. Allora chiamo a partecipare, grazie moltissimo, chiamo Sandro Moracchioli che è ricercatore di storia dell'arte contemporanea, quindi proseguiamo su questo versante, è ricercatore presso l'Università Federico II di Napoli e ha lavorato sui linguaggi artistici, media, i sistemi politici e culturali e cito soltanto la sua pubblicazione più importante, L'Italia alla rovescia del 2013 e lo prego cercare di stare veramente nei tempi perché abbiamo già una ventina di minuti, cioè accumuleremo diciamo una ventina di minuti di ritardo se riesce a stare nei tempi. Grazie e gli cedo la parola. Iconografia del brigantaggio 1860-1870, caricatura, arte, fotografia, quindi ci spostiamo verso la fine del secolo. Sì, ecco, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, perfettamente, grazie. Ok, perfetto. Allora, se sforo, tagliatemi perché non ho scritto l'intervento, dunque non ho idea di quanto può durare, ma spero di stare nei tempi. Dunque, diciamo che il mio discorso si ricollega e diciamo... prosegue con un'altra geografia
il discorso di Giovanna Capitelli e con un'altra cronologia, nel senso che, come vedete, ho scelto di stare nel decennio, insomma, della guerra al brigantaggio. In realtà mi muoverò forse ancora in una cronologia più ristretta. Mettiamo che il punto finale di questa cronologia potrebbe essere il famoso, insomma, reportage di Napoletano di Clarté, reportage in cui questo scrittore giornalista francese descrive la via Toledo di Napoli con le botteghe dei fotografi che espongono fotografie di briganti e fotografie di briganti morti. Clarté parla di questo obitorio al Collodio esposto in via Toledo, ed è appunto del 1866. Clarté dice anche un'altra cosa interessante anche dal punto di vista della storia dell'arte, e cioè che il brigantaggio è realistico, proprio in rapporto con questo fenomeno della fotografia. Ora, io nel mio intervento, insomma, vorrei provare a come dire, intrecciare, sempre a partire dalle opere, dai materiali concreti, tre, insomma, diversi strati della cultura visiva del periodo, e cercare appunto di provare a lavorare appunto sui rapporti e sulle interrelazioni tra questi strati. Certamente appunto la fotografia svolge un ruolo nuovo in questa storia, e soprattutto anche grazie al successo del nuovo formato della carte visite, alla possibilità, insomma, di riprodurre in piccolo formato le fotografie al Collodio. Questo fornisce anche una nuova dinamica di circolazione della fotografia che si intreccia con il discorso che vorrei fare. Quindi è chiaro che diciamo, i filoni che seguirò quest'oggi sono un filone legato alla stampa satirica, uno legato alla stampa illustrata, diciamo, di informazione o comunque non satirica, e l'altro invece sarà, insomma, un finale su qualche esempio pittorico. E la fotografia un po' collega questi tre filoni. Come vi dicevo, non riesco ad andare avanti, scusate. Ah, ok. Come vi dicevo, diciamo, prendo proprio parto in realtà con un caso, insomma, un po' precedente rispetto al decennio che avevo scelto, insomma, di affrontare, proprio per ricollegarmi, insomma, anche alla relazione che mi ha preceduto. Diciamo che l'iconografia, insomma, del brigante nel campo della caricatura, diciamo, la ritroviamo soprattutto già a partire dal biennio, insomma, 48-49, in contesto quasi esclusivamente, direi, romano. Contesto romano in cui si sviluppano e, insomma, si declinano a seconda delle nuove contingenze politiche delle iconografie già ampiamente consolidate, come quelle, soprattutto quelle di Bartolomeo Pinelli. In questo caso vediamo, insomma, un esempio di una caricatura, in realtà, del 1850, stampata in un libro che si chiama Don Pirlone a Roma, molto ormai abbastanza noto, insomma, di Michelangelo Pinto, una sorta di caricatura retrospettiva memorialistica, insomma, dei fatti del 48, in cui si vede appunto un brigante trattato, insomma, alla maniera così già codificata di Pinelli, che viene letteralmente armato da un prete,
che gli indica la via del ghetto ebraico. Il riferimento, insomma, è a un episodio dell'autunno 1848 con un insomma, episodio di assalto al ghetto proprio da parte di non meglio determinati banditi che la, diciamo, la pubblicistica liberale patriottica tendeva appunto a rappresentare come briganti finanziati e armati letteralmente dai settori più retrivi del clero romano. Ecco, in realtà va detto subito una cosa rispetto a questo tipo di prodotto, di materiale, che è un materiale sì, diciamo, visivo, ma che è un materiale che, diciamo, rientra in un contesto mediatico, se vogliamo, che possiamo definire verbo visivo, cioè un contesto in cui l'intreccio tra parole e immagini, intendo insomma le parole degli articoli di giornale, di questi giornali satirici in cui questo tipo di immagine gioca e in cui viene ospitata, si intrecciano, insomma, forniscono insomma una cornice di senso molto, molto stringente in taluni casi alle immagini. Allo stesso tempo questi testi che si trovano nei giornali satirici hanno a loro volta una capacità, insomma, mitopoietica e in qualche modo iconografica, nel senso che sono testi che molto spesso presentano un forte coefficiente visivo. Salto alcune parti in realtà perché mi ero portato delle citazioni, ma andrò un po' più diretto visto che ho già preso troppo tempo su questa prima immagine. Il collegamento, insomma, tra brigantaggio e clero è, come dire, il modulo fondamentale ripetuto con una infinità di varianti con cui la stampa e la satira politica italiana nel corso del decennio, insomma, 60-70 affronta la questione del brigantaggio. Vediamo appunto gli esempi possono essere moltissimi e diciamo hanno una geografia molto, molto variegata. Insomma, qua vediamo sulla sinistra una litografia di un disegnatore, insomma, milanese, di un giornale che si chiama Lo Spirito Folletto del 61. Qui sulla destra invece vediamo, insomma, un reclutamento di un ladro da parte di Pio IX in persona in una xilografia di un giornale fiorentino del 60. Allo stesso tempo, diciamo, le varianti, insomma, di questo tema, di questo rapporto molto, molto stretto, insomma, tra clero e brigantaggio, insomma, si codificano e, diciamo, si moltiplicano in una maniera molto, molto forte in questi anni. I volontari dell'esercito del Papa tra due guardie pontificie sono i carcerati liberati per correre in difesa della Santa Bandiera, quindi schierarsi a fianco della restaurazione borbonica. Giusto qualche esempio, insomma, di queste declinazioni, insomma, iconografiche. Un altro importante giornale fiorentino, come il Lampione, nel 1864 mostra questa Non ti sentiamo più, non ti sentiamo più. Non sente più nulla. Hai chiuso il microfono, dovresti riaprirlo. Inavvertitamente hai chiuso il microfono, dovresti riaprirlo. Oppure Giulio, magari se puoi aprirlo tu.
trovato. Scusate. Dunque, questa caricatura, insomma, 1864 di appunto Mattarelli, giornale romano, caricatura reversibile di che diciamo vuole svelare il volto bestiale di Pio IX, e allo stesso tempo diciamo sfodera un tema molto molto battuto in questi anni, che sono le sorti del denaro di San Pietro, tema battuto anche in pittura, per esempio da Gioacchino Toma in questi anni. Ecco, ingordo dell'oro, ride quando gli buttate i quattrini, ma rovesciando la caricatura vedrete che gli spende nel brigantaggio perché ha sete di sangue. Questa la didascalia. Poi diciamo nella carrellata, ma potrebbero essere davvero infinite, e devo dire ne ho selezionate poche, anche diciamo la dimostrazione visiva della contiguità tra preti e briganti viene insomma mostrata in questa caricatura di un giornale bolognese, sempre di, siamo ora, non ricordo, non ho fatto il tempo a scrivere le didascalie, ma siamo tra 63 e 64, o 62 e 64, mettiamo, e appunto il volto del cardinale Antonelli e il cappello cardinalizio diventa insomma una architettura che ospita proprio un covo di briganti. In questo luogo il brigantaggio trova pane, asilo, protezione e perfino delle vergognose benedizioni, recita la didascalia. Questo tema insomma della della contiguità e insomma anche del ruolo delle architetture ecclesiastiche in questa contiguità tra briganti e insomma figure clericali è diciamo cristallizzata in questa immagine che mostra la certosa di Trisulti, in cui diciamo a partire da un reportage giornalistico comparso sull'Illustration nel 62, a quanto pare la banda di uno dei più temibili briganti dell'epoca, cioè Chiavone, trovava ospitalità. Qui diciamo una caricatura napoletana di questi anni ci mostra invece un soldato della Guardia Nazionale che riesce a liberare, a occupare, procurando insomma un fuggi-fuggi generale di preti, frati e briganti, la certosa di Trisulti. Ecco, questo è invece un'immagine, una xilografia dell'Illustration che mostra proprio i monaci e i chiavoniani nel refettorio del convento di Trisulti. In questo senso, diciamo, un elemento importante di questo discorso è appunto l'intreccio molto forte tra riviste di caricature, di satira, quindi riviste che fanno della deformazione insomma il loro principio operativo, e riviste che invece sono di cronaca e dovrebbero fare insomma informazione. Qui ci sono, vedremo che sono molto permeabili questi circuiti e questi contesti. Lo sono anche in un elemento in cui diciamo rientra un po' il luogo, insomma il discorso sulla fotografia. Ora, è l'Illustration, uno dei primi giornali insomma francese di ampia circolazione internazionale, è uno dei primi giornali che ospita un vero e proprio, molto noto questo, insomma, inchiesta, reportage proprio sulla banda di Chiavone. Reportage in cui
l'immagine, insomma, del capobanda viene tradotta in xilografia a partire da una fotografia. Così scrivono almeno nel reportage. Ecco, questo reportage che offre a un pubblico smanioso, insomma, il primo, o non è il primo appunto, ritratto di questo capobanda, era stato anticipato da un ritratto satirico totalmente immaginario e diciamo volto più che altro a, tramite insomma un gioco su ancora gli oggetti e l'abbigliamento e l'aspetto turpe diciamo del capobanda, era proprio stato appunto anticipato sulle pagine di un giornale napoletano che è l'Arlecchino, molto famoso, insomma, in cui Melchiorre Delfico, uno dei più grandi disegnatori, insomma, di questo periodo, aveva proprio come dire, bruciato sul tempo, giornalisticamente parlando, seppur con un ritratto assolutamente non fotografico e tutt'altro che fotografico, aveva giocato sul tempo, sul reportage dell'Illustration. Ecco, in questa fase si crea, due cose vanno dette. Allora, punto primo è che se, diciamo, nel panorama satirico nazionale si batte a sfinimento il tasto del rapporto appunto chiesa-brigantaggio, ecco, un po' più complesso e soprattutto più aggiornato su quelli che erano i fatti della guerra al brigantaggio di quegli anni, sono i giornali napoletani. Addirittura i giornali napoletani che istituiscono, i giornali satirici intendo, istituiscono anche delle rubriche appositamente dedicate per fornire le notizie più aggiornate su quanto avveniva nel corso della guerra al brigantaggio. Quindi in qualche modo i giornali satirici svolgono consapevolmente non solo un ruolo interpretativo e di propaganda, ma anche un ruolo informativo di prima mano. Particolarmente insomma interessante è appunto il rapporto che si viene a creare con queste nuove immagini, cioè le fotografie dei capi di briganti che proprio all'inizio degli anni 60 cominciano ad avere una diffusione notevole. Ecco, da un lato abbiamo per esempio sulla destra un'altra caricatura di Melchiorre Delfico, in cui diciamo il caricaturista si mette come dire, in competizione con la fotografia e lo fa, diciamo, proponendo una vera e propria, insomma, raccolta di ritratti fotografici dei capi briganti. La didascalia che ho tagliato male è fotografie dei capi briganti e questo servizio, in qualche modo, che come vedete non ha niente a che fare con il paradigma oggettivo, insomma, della fotografia, ma tutt'altro, va diciamo ironicamente esattamente nella direzione opposta. Ecco, il giornale presentava così questo tipo di immagini. Arlecchino ha scritturato un fotografo e lo ha mandato alla corte di Borghese ed offrirà al pubblico ed inclita Guarigioni i ritratti dei più celebri generali della Santa Fede, in cui ne vediamo alcuni, insomma, Ninco Nanco per esempio con un neonato infilzato dal pugnale, quindi diciamo siamo in contesto di esagerazione propriamente caricaturale. Allo stesso tempo però, proprio sull'Arlecchino, troviamo un riconoscimento del valore documentario della fotografia dei capi di briganti. Vediamo qui un La Marmora
e un, insomma, un impiegato della Commissione per il Brigantaggio appena istituita nel 1863, che appunto studiano i rapporti sui briganti e si servono proprio in questo loro lavoro di studio e di documentazione lunga e burocratica, si servono anche delle fotografie dei capi di briganti che sono ben rappresentate. Mentre il medico studia, l'ammalato se ne muore. Con questo, diciamo, questo è anche un po' il giudizio sulle lungaggini burocratiche dei Savoia, dell'esercito italiano sulla guerra vera e propria. Ecco, nel frattempo però cosa succede? Succede che diversi giornali satirici, specialmente napoletani, cominciano a fornire quegli stessi, questa volta non più in chiave ironica, ma in chiave, insomma, documentaria, se vogliamo, quegli stessi ritratti di capi briganti che utilizzano in questo caso chiaramente dei modelli fotografici. Sono litografie che traducono alcune delle, insomma, delle fotografie di capi briganti che diciamo erano sul mercato napoletano a partire da una serie di fotografi o editori su cui diciamo il campo è complesso e anche non risolto, sui cui nomi il campo è complesso e non risolto. Quindi passiamo al secondo punto, ora sempre più rapidamente perché non ho idea del tempo, ma credo di essere già un po' avanti. No, se sei adesso ai 20 minuti, quindi se puoi andare alla chiusura. Allora, vabbè, diciamo. Niente, ho parlato solamente del primo argomento. Il secondo lo vado molto velocemente, dovevano essere tre. Comunque, molto rapidamente, il primo giornale illustrato che utilizza sistematicamente la fotografia, sempre tradotta in incisione, perché siamo ancora in un periodo in cui non si può stampare meccanicamente, insomma, la fotografia su un giornale, è il Mondo Illustrato. Mondo Illustrato che non è ancora, diciamo, che merita proprio di essere approfondito, perché siamo tra 1860 e 1861 e il Mondo Illustrato di Torino stabilisce una rubrica, tipi e scene del brigantaggio napoletano, in cui un fotografo inviato, si chiama Rose, è un fotografo di cui si sa pochissimo, si sa che è attivo tra Roma e Napoli in questi anni, ma niente di più, insieme a un giornalista, e qui troviamo pubblicata la prima fotografia di briganti morti su un giornale illustrato. Quella che vedete sulla sinistra, tra l'altro disegnata da un pittore poi importante come Lorenzo Delleani. E qui sulla destra invece fotografie di briganti che rientrano in quel genere già codificato e pittorico, insomma, della pittura di genere. Una cosa interessante, vado veramente molto veloce, questo giornale, Il Mondo Illustrato, pubblica alcune immagini esplicitamente tratte dalla fotografia, ma interrompe abbastanza presto, noi non sappiamo le ragioni di questa interruzione, e cambia anche il linguaggio, perché all'interno di questa rubrica, sempre tipi e scene del brigantaggio napoletano, troviamo un episodio del brigantaggio napoletano in Lauro, inviato da un disegnatore napoletano, cioè Edoardo Dalbono, futuro pittore, anche egli di una certa importanza, e che, come vedete, diciamo, non sto a descriverlo, ma rappresenta in termini tutt'altro che fotografici un episodio di violenza brigantesca. Come dire, i moduli oggettivanti della fotografia trasferiti nel linguaggio della stampa illustrata, almeno nei primi anni 60, ancora non funzionano, cioè fanno fatica a stabilirsi. In questo senso credo che questo punto sia un punto abbastanza importante. I moduli che
ancora in questo genere di stampa funzionano molto bene, diciamo accanto al mostrare le brutalità dei briganti, chiaramente si mostrano gli eroismi dei bersaglieri. Caso dell'Esercito Illustrato, giornale stampato a Torino nel 64 dallo stesso editore di un giornale satirico, e dicendo che mostra, gioca proprio sugli eroismi dei bersaglieri. Finale su questo pezzo, cioè questa polarità, insomma, tra eroismo e brutalità è quella che sembra dominante anche nel campo artistico. Si ha una certa fioritura di dipinti su briganti e uno spoglio, insomma, dei cataloghi delle promotrici di questi anni, diciamo, consente di elencare diversi titoli. In cui però anche una vignetta del Pasquino del 64 mostra quanto proliferasse il brigantaggio inseguito dai soldati e dalla legge Pica, si ricovera nelle sale dell'esposizione artistica, e qua mostra un proliferare di dipinti all'esposizione di Torino del 64, dove l'esposizione di Torino del 64 viene esposto, vado a saltare, questo dipinto. Un dipinto che, diciamo, salto molto rapidamente i precedenti, perché Sagliano, lo stesso Filippo Palizzi rientrano ancora in quella tradizione, insomma, tra romanticismo e pittura di genere di cui, insomma, si parlava anche prima. Ecco, questo dipinto invece si stacca completamente da questa tradizione. Lo conosciamo oggi come episodio di brigantaggio del 1863 di Giovanni Fattori. Viene presentato per la prima volta all'esposizione di Torino del 1864 con il titolo Arresto di briganti. Sappiamo però ancora un'altra cosa, che il mese prima dell'esposizione di Torino, che apriva nel maggio del 65, Fattori fa una richiesta di esportazione, appunto, in vista del portare il quadro a Torino, e lo intitola nella richiesta di esportazione all'ufficio esportazione di Firenze, Arresto del brigante Ninco Nanco. E in questo senso, diciamo, fornisce una pista, diciamo, anche interessante su quello che poteva essere un nuovo tipo di utilizzo queste fotografie di briganti morti, che cominciano ad essere, insomma, vendute, cominciano ad avere, insomma, esposte e avere anche un qualche successo. Ecco, in cui, insomma, ci sarebbe, io volevo parlarvi molto di questo dipinto, però chiudo solamente disegni preparatori. Sì, dovrei chiederti, invece di aprire, insomma, un nuovo argomento, di fermarci qui, perché altrimenti non c'è proprio spazio per il discussant e per la discussione. Sì, va bene. L'ultima parola era per dire solo un caso molto diverso di Fattori di utilizzo dell'immagine del brigante fotografico morto o moribondo, diverso da quello di Consalvo Carelli, che invece è molto pedissequo, ma diciamo la lingua antiretorica di Fattori va in tutt'altra direzione, e va bene, chiudo. Mi dispiace veramente. D'altronde non l'avevo. Davvero è un ruolo orribile il mio, però cerco semplicemente, insomma, intanto obbedisco ad ordini superiori, garibaldianamente obbedisco, e poi cerco, insomma, di salvaguardare un pochino la discussione. Quindi do appunto la parola a Gianluca Albergoni, che è il discussant di questa sezione, che insegna storia contemporanea all'Università di Pavia, e io ricordo brevemente i suoi importanti lavori: I mestieri delle lettere tra istituzioni e mercato, vivere e scrivere a Milano nella prima metà dell'Ottocento, del 2006, Il patriota traditore, politica e letteratura nella biografia del famigerato Pietro Perego del 2009, e poi ricordo che è tra gli editori dei carteggi di Carlo Cattaneo nell'edizione nazionale delle opere di Carlo Cattaneo. Gli cedo subito la parola e lo prego di tenersi, magari di non entrare proprio nei dettagli, ma di
fare delle considerazioni più generali, perché poi dobbiamo salvaguardare un piccolo spazio per qualche domanda da parte del pubblico, insomma del pubblico, di chi partecipa a questo convegno. Quindi sì. A te la parola. Grazie, grazie mille. Cercherò di essere il più breve possibile. Mi scuso anche del fatto di essere entrato in ritardo, ma avevo un consiglio di dipartimento straordinario prestissimo. E, allora, in realtà le sollecitazioni sono tantissime. Quanto il rammarico, se vogliamo, di avere anche dovuto interrompere le relazioni o tagliarle, perché insomma, io mi ero assolutamente catturato dalle immagini dell'intervento di Giovanna Capitelli, ma anche adesso l'intervento di Sandro Moracchioli è estremamente interessante e spero che quando usciranno gli atti ci sarà la possibilità, insomma, di capire meglio e vedere meglio soprattutto, perché la questione visuale mi sembra una questione estremamente centrale. Allora, il quadro, la cornice l'ha delineata questa mattina molto bene Giulio. Io direi questo, che questa mattina, se noi partiamo dal presupposto che stiamo cercando di capire come nell'età delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni ci sia una sorta di esplosione dell'immaginario nella quale nelle raffigurazioni e nell'immaginario del popolo, questo popolo che fa irruzione sulla scena della storia, naturalmente in particolare con la Revolution, il brigante ha un posto di primo piano. Si tratta poi di capire perché, come questo avviene, adesso non vado ovviamente su questioni note, gli antecedenti, Schiller, eccetera, tutte cose diciamo di cui si è parlato. Mi sembra che da questa mattina siano emersi alcuni aspetti interessanti, li posso naturalmente evocare solo così per un po' per spot, per ragioni di tempo. Allora, la prima questione, dicevo, il visuale, no? L'aspetto visuale mi sembra estremamente importante ed emerge sia dall'intervento di Lisa Roscioni che naturalmente l'intervento gli interventi di Pierre Franz e di Vincenzo De Santi sul teatro, no? Il decor. Mi sembra che in questa cosa strana che succede con Salvator Rosa, no? Almeno se così ho ben capito, in questa costruzione paradossale di un effetto di verità di quella che oggi noi chiameremmo quasi una fake news, no? Ci sia come elemento centrale il fatto che determinati dipinti vengano anche interpretati con una certa sensibilità e quindi quelli diventino i protagonisti, che verosimilmente non sono briganti ma diventano briganti, dipende anche dal fatto che c'è un decoro, c'è un paesaggio in questo caso, che permette, che aiuta una connotazione precisa, cioè che indirizza a dare una determinata interpretazione, no? Quindi questa secondo me è una prima suggestione interessante. Cioè, se c'è quel decor devono esserci i briganti. In quel paesaggio cosa possono essere se non in fondo dei briganti? E poi naturalmente c'è tutta, e lì sarebbe anche da capire meglio, la costruzione dell'immaginario, ma ce l'ha suggerito rispetto naturalmente all'intervento, alla pubblicazione di Lady Morgan, perché chi viaggiava in Italia, poi non sappiamo se effettivamente c'era la guida che suggeriva l'ipotesi, insomma, che effettivamente qui lì ci fossero i briganti, eccetera, eccetera, però mi sembra che ci siano molte suggestioni. L'altro aspetto, secondo me, molto interessante, che è emerso in più di una relazione, è una parola, in qualche caso in un titolo, in qualche caso durante le relazioni, la parola inquietudine. Noi abbiamo a che fare con degli immaginari che sono mossi da una profonda inquietudine per un cambiamento improvviso, e ripeto, l'apparizione sulla scena della storia di questa cosa strana che è evocata in una parola, no? Che è fondamentale nella rivoluzione, che è il popolo, ma che a un certo punto in maniera proteiforme si materializza, cioè il popolo, no? E si materializza nelle modalità più inquietanti, no?
Questo mi sembra un elemento fondamentale, come fondamentale quello che secondo me ha rilevato Pierre Frantz e che è in realtà molto poco, secondo me, discusso oggi. È un tema, se vogliamo, che andava molto di moda qualche anno fa, la questione città-campagna. Giustamente dice Pierre Frantz, il teatro era un teatro cittadino che raccontava di un incubo o di un'inquietudine che arrivava dalle campagne. Cioè i brigand sono dei sono là, non sono in città, anche se poi sappiamo, no, che nel corso dell'Ottocento in realtà il brigante, no, si trasferirà, lo sappiamo bene, nei bassi fondi, ci sarà una trasposizione. Però mi sembra che siano declinazioni che vanno proprio a ragionare e a ragionare, ma anche a trovare quello che è stato detto, no, l'elemento catartico di qualcosa che è all'origine di una profonda, a cercare una rassicurazione che è la presenza di questo popolo che fa paura, no? Abbiamo evocato anche la grand peur. Poi gli interventi di stamattina secondo me offrono le coordinate generali su come interpretare un'icona, no? La costruzione di un'icona. Il grande tema, se vogliamo, della storia dell'arte insomma, se la vita imita l'arte o l'arte imita la vita, in realtà sono vere entrambe le cose. C'è chiaramente, no, una porosità del sociale in cui la rappresentazione contribuisce alla costruzione del sociale, in un vai e vieni in cui secondo me è anche un po' inutile cercare la risposta dell'uovo e della gallina, no? Bisogna capire come la compenetrazione tra questi due elementi è indissolubile. Ed è indissolubile proprio, secondo me, in questo momento in cui l'immaginario è così fondamentale. In che cosa? Nella politica. Abbiamo visto nei vari interventi come anche il cambiamento dei paradigmi, che risponde anche, e lo ha sottolineato De Santis, diciamo a una logica interna al sottocampo teatrale all'interno del campo letterario, chiamiamolo così, perché poi ci sono delle logiche che sono interne, no, ai codici della letteratura, del teatro, e che fanno sì che poi quindi questo venga costruito, no, diciamo, i significati vengano costruiti in parziale autonomia, che però poi, no, vengono ripresi dall'immaginario in una circolarità, in un controcircuito, non so come vogliamo chiamarlo, che però è assolutamente decisivo per la comprensione del mondo sociale. Il visuale, l'immaginario, la costruzione delle icone sono eminentemente politico. Sandro Moracchioli l'ha mostrato molto bene, ma vale naturalmente anche per quello che mostrava Giovanna Capitelli rispetto al brigante a Roma. E l'altro elemento che mi sembra molto importante, l'inquietudine è forte per molti, è forte per oggi ormai non si dice più, ma diciamolo per capirci e per tagliar corto, nelle borghesie dell'epoca, che sono fortemente interessate a questi temi. E giustamente diceva Giovanna Capitelli, citando un pittore, queste cose portano dell'argent, cioè chi fa queste cose pensa di guadagnarci qualcosa. E qua c'è l'altro grande tema, che è quello del mercato, che noi naturalmente nell'idea di studiare la politicizzazione ampia, diciamo, dell'età delle rivoluzioni e delle controrivoluzioni, andiamo ad indagare tutta una serie di aspetti che ci fanno capire nell'intermedialità, lo abbiamo visto anche, no, si passa dalla caricatura alla fotografia, la fotografia che prima si fonda sul materiale, sulla fonte fotografica, poi lo interrompe. Vale lo stesso per la pittura con la letteratura, il teatro, eccetera, eccetera. Diciamo, sono tutti elementi che contribuiscono a definire uno spazio all'interno del quale si crea qualcosa poi da definire, ma qualcosa che ha a che fare con una
una politicizzazione ampia. Questo è il tema. Poi può arrivare a, diciamo, passa dalle icone, arriva agli oggetti materiali, pensiamo ai lavori di Enrico Francia, più recenti, no? Cioè ci sono tutta una serie di elementi che invitano ad andare a ragionare su come questi immaginari vengono toccati, vengono attivati e a loro volta diventano, come dire, performativi in senso proprio nel politico, per farci capire qualcosa della categoria del politico. Naturalmente ci sono in realtà tantissimi temi che secondo me sarebbe interessante approfondire, ma credo che l'ora sia un po' tarda, quindi lascio la parola, se ci sono domande specifiche, alle persone presenti. Grazie intanto per aver raccolto e organizzato una serie di spunti di riflessione e di discussione. Quello che possiamo fare magari è chiedere a chi vuole intervenire di alzare la mano, non so, di segnalare insomma con la manina che permette Zoom la volontà di intervenire, così di iniziare a discutere insieme. Ovviamente Agnese, scusami se intervengo, possiamo mirare in questa sessione a domande o comunque riflessioni anche nelle repliche, se ci sono repliche appunto dei relatori, a cose molto telegrafiche, rimandando evidentemente, a parte un dibattito generale, ci sarà la tavola rotonda, quindi pieno di possibilità, e poi magari riprendere nel caso dei fili, se riusciamo a recuperare un po' di tempo con la seconda sessione. Tutto questo magari, ecco, per evitare di trasformare in una maratona faticosa per tutti, insomma, cerchiamo di essere... Per poter fare una pausa, insomma. Gli aspetti militari, ecco. Bene, benissimo. E allora, non so, c'è qualche intervento? Io ho una curiosità, se posso, scusate. Nelle tante bellissime immagini che ci hanno mostrato Capitelli e Sandro Moracchioli, a un certo punto, in entrambi i casi, ho notato che c'erano dei briganti scurissimi, cioè con la pelle molto scura. Allora, è una curiosità, cioè c'è una specie di indigenizzazione di queste figure, cioè perché ci sono queste immagini di quel tipo? Insomma, era una proprio, scusate, ma una curiosità... No, ce l'avevo anch'io, Luca. Perfetto, anch'io. Allora è condivisa, bene, mi rincuora, perfetto. Facciamo rispondere subito, Giulio. Posso dire io qualcosa. Questo è veramente un quesito che ci siamo posti anche con dei colleghi francesi quando ci abbiamo lavorato sulla vecchia, su questo straordinario questa modella anziana che viene ripresa da cinque artisti contemporaneamente e alla pelle scurissima. E questa cosa rimbalza poi negli anni 40 in un modo per cui vorrei farvi vedere soltanto un'opera, perché ancora la devo veramente studiare, però è impressionante dove si mescolano l'indigenizzazione dei modelli ad una americanizzazione. Adesso vi mostro il dipinto, perdonate, vale la pena perché è proprio una risposta chiara a che c'è un problema al quale io non so dare risposta, però ecco, questo è un dipinto di un pittore americano, firmato e datato 1846, non ha bibliografia e rappresenta il ritratto dei briganti, quindi c'è un personaggio che ha in mano un foglio di disegno. Quindi... Giovanna, noi ancora non lo vediamo. Ah, scusate, perdonate. Ancora non lo vediamo. Perdonate, è colpa mia. Non ho condiviso lo schermo, quindi... Ecco. Grazie. Solo perché veramente ci tenevo ad avere anche un vostro parere, perché è un dipinto appunto americano, realizzato a Roma, proprio nella firma indicato con chiarezza, nel 1846, e c'è, come il modello è sempre Salvator Rosa nella caverna, no? E con i briganti, però qui i briganti, vedete, hanno delle fogge che sembrano persino rimandare al mondo del Messico più che a quello romano. Quindi c'è, per un pittore che è appunto statunitense,
che viene a Roma, dipinge dei briganti, peraltro in armatura, quindi diciamo una lontananza dalla realtà, dal repertorio così come si era conosciuto, ormai articolato, e pure qui vedete i personaggi sono, cioè, decisamente questo non è un questa donna non è una donna alla romana, questa non è una donna alla romana, e hanno anche colori scuri, cioè sono appunto vagamente indigene, fanno pensare all'America, e quindi io non so dare una risposta chiara. Forse la pelle abbronzatissima di chi sta molto all'aperto, anche questo è una possibilità. Mi chiedo, non so se ci possa essere l'intervento, diciamo, di Cooper, dei Moicani di Cooper e di quest'altro, perché ormai nel 46 è un classico, è un best seller un po' in tutta Europa, quindi mi chiedo se è messicane o forse un po' Siù, non so, un po' tribù d'America, non so. Grazie per quel dipinto, la ringrazio molto. Per quello che dicevamo prima degli anni 20, non so. Però è anche vero che è vero questa cosa di Cooper, però è anche vero che nei diari, per esempio, che raccontano le visite nelle carceri dei turisti, molti insistono sulla carnagione scura degli italiani in generale, quindi potrebbe esserci anche una connessione tra rendere eccessivo, diciamo, un topos di questa carnagione, insomma, soprattutto gli inglesi, e poi magari pittoricamente, ma questo qui mi fermo qua, su questo campo, pittoricamente forse c'è un gioco di non so, di estetica, di accentuamento, ecco, di questo tratto, non so, potrebbe sì, essere anche. Sì, alterità. No, se posso intervenire, se mi è consentito. Io credo Sandro, che le immagini... Dice, scusate, posso? Moratioli di tutto questo che dice? Sì, scusate, non ci dice niente? No, io volevo, ho cercato un'immagine che effettivamente ora vi mostro, proprio su quel giornale L'Esercito Illustrato, e mi sembra che c'entri abbastanza con quello che chiedevi. La vignetta che vedete sulla sinistra, che mostra questo soldato piemontese che chiede a un bambino del luogo: avete visto i briganti? Sì, eccellenza, sono su quel monte laggiù, andate presto, potete ancora trovarli. Invece i briganti sono nascosti lì dietro, e effettivamente anche a me aveva colpito il fatto che questo bambino, ora si tratta di un'incisione brutta e rozza, e voglio dire, però effettivamente è nero. E quindi, diciamo, questo come dire, effetto anche di esotizzazione, che forse è un filone che mi sembra che esista, almeno nelle caricature, qualche esempio oltre a questo, che era quello che mi veniva più fresco, mi sembra che ci sia, e sarà interessante, adesso poi me le vado un po' a rivedere, ma mi sembra effettivamente una questione puntuale da sviluppare. Quindi, ecco, per ora mi è venuta questa immagine, ma sono d'accordo che sia molto interessante e ancora da spiegare. Prego. Allora c'era si tortora, prego. Sì. Posso? Sì, prego. Scusatemi, allora io credo che quelle immagini debbano anche tener conto della iconografia degli zingari. Noi sappiamo dagli studi di Novi Chavarria e di Giovanni Maria Viscardi che vi è anche un mondo che viene raffigurato, ed è il mondo dei rumeni, o meglio, per essere un po' più precisi, gli zingari, che hanno transiti vari e lasciano tracce anche iconografiche sul tessuto sociale, culturale, che pertanto io credo, è una mia sensazione, non ho certezza, non ho studi sul tema, però quelle immagini mi evocano sicuramente dei volti, dei costumi, al femminile soprattutto, molto zingareschi. Questa è la mia osservazione, grazie. Grazie. Donc, je vois pas, non vedo altre mani alzate. J'en profite donc pour poser une question spécifique à Pierre Frantz, qui a évoqué à la fin de son exposé Sade et le traitement
du brigand chez Sade, et en distinguant, disons, entre une version théâtrale, la version théâtrale qui permet des évolutions cathartiques de la figure du brigand que le roman ou quand même la version narrative ne permet pas. Et j'ai également à l'esprit Fax l'Ange, là où il y a également un brigand et qui ne se révise pas du tout. Et alors, je voulais comprendre un peu mieux comment il est. Quel est ce rapport entre justement la version narrative et la version théâtrale de qui va du même Sade, si j'ai bien compris. Je suis bien sûre d'avoir bien compris, Pierre. Mais, alors, il y a il y a une œuvre de Sade, c'est Eugénie de Franval, qui a une version. Il y a une version. Narrative et une version théâtrale, Oxtirne ou les malheurs du libertinage. Et la circulation, il y a plusieurs pièces de Sade par ailleurs qui mettent en scène des brigands, exactement comme le fait aussi le roman, par exemple, dans La Nouvelle Justine. Mais la loi du théâtre oblige Sade à transposer son propos. Alors, beaucoup de spécialistes se sont demandé pourquoi le théâtre de Sade était si inoffensif, alors que dans les romans, le mal triomphe totalement. Mais c'est parce que, justement, le genre théâtral contraignait Sade. Sade voulait être joué. Et d'ailleurs, Oxtirne a été représenté. D'autres pièces ont été représentés en société aussi. Et pour ces pièces, Sade emprunte des codes soit au drame bourgeois, soit à un univers, à des souvenirs du théâtre baroque. Et donc, on peut voir comment le traitement du brigand ou de sa figure est différente. Ce sont souvent les mêmes personnages, apparemment. Et simplement, il y a par exemple la fin heureuse, qui est une des lois du théâtre, à laquelle Sade est bien obligé de satisfaire et qui transforme aussi le récit en le soumettant à des codes qui sont des codes différents. Alors, je trouve ça très intéressant. Je ne l'ai pas fait en détail parce que je ne pouvais pas le faire là, ces temps-ci, ici. Mais c'est vraiment un travail qui. Alors, il y a eu plusieurs publications sur le théâtre de Sade, par exemple en Angleterre, de Thomas Wynne, etc. Et c'est vraiment intéressant d'observer ce phénomène. Alors, on s'aperçoit que la forme théâtrale implique un certain type de traitement différent du brigand. On pourrait aussi, alors, aller plus loin, mais ça, c'est peut-être Olivier Barat qui s'en chargera, etc. C'est aller regarder du côté de la manière dont le mélodrame fait l'objet de transformations caricaturales, par exemple Frédéric Lemaître, etc., qui nous connaît. Connaît ça. Voilà, alors je crois que ces transferts sont toujours révélateurs. Oui, merci Pierre, parce que oui, voilà, c'est un point à réfléchir pour nous, je crois. Hein. Ces contraintes de la forme théâtrale. Oui. Ben, on pourrait en dire autant d'ailleurs des formes picturales. Ou d'autres, c'est-à-dire les formes. Et par exemple, a été fait allusion à plusieurs reprises à la peinture de genre. La peinture de genre, elle aussi a ses contraintes. Quand on regarde des bandits dans une bamboche napolitaine, ou je pensais là, même certains tableaux d'Hubert Robert, ben,
on voit bien comment il y a une stylisation qui s'opère, réalise elle-même, elle a des fonctions idéologiques, cette stylisation, et ce n'est pas toujours la même. Merci beaucoup. Allora, ci sono altri interventi? Allora, Giulio, a te la parola per la direzione militare del convegno. Che cosa mi tocca fare? No, vabbè, direi la mia proposta è di ridurre ovviamente un po' la pausa, però comunque una pausa ci vuole perché appunto è faticoso per tutti, e quindi la mia proposta è di ricominciare alle 12:10, se vi va bene, facciamo un quarto d'ora di pausa, alle 12:10, poi già dico ad Alessandro Capone di essere... dello spostamento, vabbè, glielo dico a parte. Ok, ci vediamo alle 12:10. D'accordo. Grazie, a dopo. A dopo.